Vi do il benvenuto in questo webinar. Come sapete, oggi parliamo di servizio civile ambientale e partecipare alla sperimentazione. Vado subito al programma, visto che siamo qualche minuto di ritardo, però vi ricordo che abbiamo suddiviso questo incontro in tre parti. Nella prima parte, il servizio civile ambientale, contesti e attività, avremo interventi più istituzionali e quindi di introduzione alla sperimentazione da parte del consigliere Raffaello Sestini, vice capo gabinetto del Ministero della Transizione Ecologica, e poi del consigliere Marco De Giorgi, capo dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Poi sarà la volta della dottoressa Silvia Losco, dirigente ufficio per il servizio civile, dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ci parlerà proprio del programma quadro di sperimentazione del servizio civile ambientale. Nella seconda parte dell'incontro abbiamo diverse associazioni. Invito tutti i relatori a tenere disattivato il microfono e webcam durante gli altri interventi. Nella seconda parte, dicevo, avremo quindi il racconto di alcuni casi. Abbiamo diverse associazioni, enti che si sono prenotati a parlare. Li vedete qui nel programma. Abbiamo Legambiente, WWF Italia e altre. Nella terza e ultima parte di questo incontro, diciamo intorno alle 17:10, tireremo un po' le fila di questo incontro e, come vi anticipavo, se qualcuno dei partecipanti vuole intervenire, può richiedere la parola e quindi sarà possibile anche intervenire a voce. Sono le 15:07, quindi io direi di iniziare. Il webinar è registrato, quindi vi ricordo che può essere rivisto poi in qualsiasi momento a partire da domani sul nostro sito Eventi PA, dalla pagina dove vi siete registrati, e anche sul canale YouTube del Formez. A questo punto invito il consigliere Sestini ad attivare microfono e webcam. Una volta che lo vedo in video, disattivo la mia webcam e rimango in ascolto insieme a voi. Consigliere Sestini dovrebbe cliccare sull'icone che vedi in alto per attivare il microfono e la webcam. Una volta che la vedo in video, ecco, adesso ho il microfono attivo, dovrebbe attivare anche la webcam. Perfetto, allora buon webinar a tutti e disattivo la mia webcam. Bene, un saluto a tutti, grazie per essere intervenuti a questa iniziativa alla quale il Ministero e il Ministro Cingolani tengono particolarmente e io personalmente tengo quanto più di loro, perché ritengo che questa sia una prospettiva e una sfida molto interessante, ma anche inevitabile in un mondo che cambia, che porta l'Italia ad affrontare nuove sfide e che consenta all'Italia di esprimere energie, risorse e competenze per affrontare queste sfide, a partire dalla migliore e più fondamentale delle forze e delle energie a disposizione, i giovani. I giovani sono il nostro futuro, sono il futuro di domani e quindi è necessario che i giovani siano utilizzati e resi protagonisti nel futuro per poter vincere questa sfida. Nessun paese più dell'Italia può vincere questa sfida. Scusa, non ho Invito tutti i relatori a disattivare il microfono. Prego, consigliere, può riattivare la webcam? Può riattivare la webcam cliccando sull'icona che vedi in alto, si è disattivata temporaneamente. Perfetto, rieccoci. Dunque, mi sentite? Perfetto. Allora, vi stavo dicendo che è molto importante questa sfida ed è molto importante che questa sfida si venga combattuta utilizzando la risorsa principale del nostro, come di ogni paese, vale a dire i giovani. E nessun paese meglio dell'Italia può garantire il successo di una sfida del genere, visto che il concetto di ambiente nasce in Italia nel 1623 con Galileo Galilei, che lo considera come il luogo e lo spazio dove si trovano le persone e gli oggetti, con un concetto di relazione, quindi dinamico, che fa giustizia di concetti diversi di tutela dell'ambiente che oggi non possono più essere ritenuti validi. Noi abbiamo una Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce l'ambiente e lo garantisce non solo quando dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, ma prima ancora quando
quando dice che la nuova Repubblica deve garantire e favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico della nazione, perché la sfida per l'ambiente oggi si risolve non mediante atteggiamenti rinunciatari, crepuscolari o neomedioevali, come talvolta è emerso anche in contesti autorevoli come quello del Club di Roma, ma si risolve e si dice con la scienza, con la ragione, con l'impegno di tutti per riuscire a affrontare una sfida che riguarda il pianeta, cioè la casa comune di tutti, e che quindi può essere vinta solo considerando il pianeta la casa comune di tutti, vale a dire un posto dove tutti hanno diritto di vivere in condizioni di maggiore giustizia ed equità. E questo mi porta direttamente agli obiettivi di questa nostra avventura, che vi vado a leggere e che sono nel nostro programma per i primi 2 anni. Al primo punto è porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Al secondo punto, fornire un'educazione di qualità e inclusiva e un'opportunità di apprendimento per tutti. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. E su questi obiettivi noi dobbiamo misurarci. Ed è, vi dicevo, un obbligo che abbiamo e che ci è imposto direttamente dalla nostra Costituzione. Costituzione che garantisce all'articolo 2 i diritti inviolabili dei singoli, della persona, sia come individui sia nel contesto sociale dove si trovano ad operare, e che all'articolo 3, secondo comma, impone alla Repubblica di superare i limiti che impediscono a chiunque di poter svolgere la propria personalità. E badate bene che quel chiunque, previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, si riferiscono alla persona e non al solo cittadino italiano. Cioè, no, i nostri costituenti avevano ben chiaro il quadro di un futuro che può essere solo condiviso fra tutti, o altrimenti rischia di essere il futuro di nessuno. E con il cambiamento climatico e in particolare l'effetto serra, questo è un rischio che diventa concreto e che rende quindi ineludibile l'impegno da affrontare. Noi abbiamo un sistema giuridico, diciamo, per alcuni aspetti sicuramente da aggiornare e da migliorare. Ma all'ambiente, ad esempio, abbiamo avuto un forte scatto con la legge istitutiva di questo Ministero, la legge 349 del 1986, che fra le altre cose ha garantito l'informazione in materia ambientale e ha riconosciuto le associazioni di tutela ambientale, attribuendogli poteri e compiti di tutela dell'ambiente, ambiente che, secondo la nostra Corte Costituzionale, è un bene immateriale collettivo che appartiene a tutti ma non è di nessuno, che costituisce la connessione, il contesto, l'habitat in cui gli uomini vivono e del quale gli uomini hanno bisogno per vivere. Questo porta a un'evoluzione del concetto d'ambiente che parte da quello di difesa statica dei beni culturali, storici, ambientali, paesaggistici, di cui l'Italia è ricchissima, con un numero impressionante di siti tutelati dall'UNESCO, ad un concetto dinamico dell'ambiente come diritto dell'uomo a vivere in un ambiente salubre e come diritto, dovere di rispettare la biodiversità. Le vicende di cronaca degli orsi del Trentino degli ultimi giorni danno un po' l'idea. L'uomo non è l'unico protagonista del pianeta e deve imparare a fare i conti con la realtà del pianeta se vuole, non vuole che il pianeta decida di espungerlo dalla sua storia. Quindi l'ambiente è sempre più sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile viene definito come lo sviluppo che risponde alle necessità delle generazioni presenti, senza però compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Quindi un patto tra generazioni, dove il concetto di giustizia
si espande oltre il territorio dell'Italia e deve riguardare l'intero pianeta, ma anche il futuro del pianeta e quindi le generazioni future. Il punto di unione e di transito fra le generazioni sono i giovani. E questo spiega ancora di più perché uno strumento come il Servizio Civile Universale sia importante per questa battaglia. Questo è quello che noi vogliamo fare ed è quello che in qualche modo, diciamo, si inserisce da consapevolezza di uno sviluppo storico che sta riguardando il mondo e che è ineludibile, che non si può far finta di ignorare. Noi passiamo attraverso l'accordo di Rio, che inizia a parlare dei primi problemi dell'effetto serra, si passa per il protocollo di Kyoto del 2005 e finalmente con l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico del 2015 la tutela dell'ambiente viene inserita fra i diritti fondamentali dell'individuo che le corti di giustizia dei diversi paesi sono tenute a tutelare. Quindi diventa un tassello della protezione dei diritti umani. Questo in Europa, dove la Carta di Nizza, all'articolo 37, già dal 2000 protegge l'ambiente, ha portato allo sviluppo del European Green Deal, del Patto Verde per l'Europa, e quindi ha portato al PNRR del governo italiano, che prevede fra le tutele necessarie su cui intervenire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, l'interesse delle future generazioni, la biodiversità e gli animali. E questo è il testo di alcune proposte di legge di integrazione della nostra Costituzione. Integrazione sulla quale lasciamo i nostri amici giuristi a combattere, a dibattere, a perdere tempo, ma noi in realtà consideriamo la nostra Costituzione come già capace di dare questi valori, proprio perché, come vi dicevo, gli articoli 2 e 3 della Costituzione impongono di intervenire alla Repubblica a tutela dei diritti della persona, di ogni persona, in qualunque parte del pianeta viva, per garantire a tutti, secondo l'articolo 3, la possibilità di sviluppare la propria personalità, difesa dei propri diritti e ovviamente il diritto alla sopravvivenza rispetto a effetti climatici che sarebbero devastanti, soprattutto per il terzo mondo, è il punto da cui partire. Quindi è un diritto, dovere della Repubblica intervenire e tutti noi siamo chiamati all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che impongono di garantire la medesima possibilità di tutela dei propri diritti e di sviluppo della persona umana a ogni essere umano, quindi a tutti gli abitanti del pianeta Terra e alle future generazioni che abiteranno questo pianeta dopo di noi. Questo è lo spirito di intervento del Servizio Civile Universale Ambientale, che è stato oggetto di un protocollo tra il ministro Cingolani e il ministro per le politiche giovanili il 6 agosto di quest'anno e che vede adesso partire un programma sperimentale per i primi 2 anni per consentire l'intervento attivo dei giovani reso ancora più evidente come necessario dall'emergenza della pandemia che ha dimostrato quanto sia illusorio pensare di poter non fare i conti con le esigenze dell'ambiente e del pianeta e con l'esigenza di garantire la sicurezza e la salute di tutti, perché sicurezza e salute sono di tutti oppure di nessuno. Gli effetti climatici rischiano di mettere in discussione questi diritti fondamentali. In questo senso la rivoluzione verde e la transizione ecologica fanno parte del programma di questo governo e i giovani in questo contesto devono necessariamente costituire una risorsa indispensabile, vitale, per il progresso culturale, sociale e economico di questo paese. In questo senso, il far leva sulla loro sensibilità e sulla loro capacità anche di affrontare in modo nuovo tematiche che richiedono approcci nuovi, basta pensare alle resistenze che ancora oggi questo paese oppone all'introduzione di fonti di energia rinnovabili che sono l'unica soluzione per combattere gli effetti climatici, ma che trovano opposizioni, oserei dire talvolta ottuse, rispetto a uno status quo che non è di tutela di valori particolarmente eclatanti, ma semplicemente di un quieto vivere. Mi domando se un cittadino francese che portava a spasso al cane nel 1901, quando si è trovato di fronte alla Torre Eiffel, abbia esclamato: "Ma che brutta, demoliamola!"
come oggi si dice, delle paleoliche, o se i cittadini dell'Olanda siano andati con picconi e piccozze a buttare giù mulini a vento perché disturbavano il loro panorama. Comunque, questa capacità di vivere il mondo nuovo con strumenti di analisi e impegno e volontà nuovi e sempre rinnovati è una caratteristica dei giovani. I giovani sono quelli che hanno fatto la storia. Tutte le rivoluzioni, tutti i cambiamenti hanno visto come attori persone che non superavano i 23-24 anni di età. Pensate a chi ha scritto il nostro inno italiano a 18 anni per morire a 20. Quindi noi dobbiamo fare conto, affidamento sui giovani e questo lo possiamo fare anche attraverso lo strumento del servizio civile universale. Noi inizieremo con questo programma sperimentale di 2 anni e cercheremo di coniugare iniziative di intervento diretto, cioè di cittadinanza attiva, di presa di possesso degli strumenti di tutela dell'ambiente, di introduzione alle tematiche ambientali, alle tecnologie di tutela e sviluppo compatibile ambientale. E quindi cercheremo anche di coniugare profili di intervento attivo di difesa con profili di implementazione degli strumenti professionali e culturali dei giovani per favorire anche il loro inserimento nella società da un punto di vista lavorativo, oltre che sociale e attivo come cittadini protagonisti del futuro. E scusate se è poco. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Siamo perfettamente nei tempi. A questo punto darei la parola al consigliere Marco De Giorgi, capo Dipartimento per le politiche giovanili del Servizio Civile Universale. Ok, la vediamo in Bene, video. grazie, buon pomeriggio a tutti. E ringrazio il consigliere Sestini e tutti i colleghi del Ministero della Transizione Ecologica che ci hanno accompagnato in questo percorso che speriamo presto porterà dei risultati tangibili. Ci tengo anche a ringraziare tutti gli enti del Servizio Civile che vedo numerosi in questo, diciamo, primo webinar che stiamo organizzando sulla sperimentazione del Servizio Civile Ambientale. E anche le associazioni ambientaliste, fra cui vedo presenti Legambiente, Mare Vivo, WWF, che io ricordo sempre, diciamo, con affetto perché ho avuto un lungo periodo, diciamo, di lavoro proprio dentro il Ministero dell'Ambiente, come molti di voi ricordano, e quindi vi ringrazio anche dei messaggi, diciamo, affettuosi che stiamo ricevendo. E grazie di cuore perché io penso che questa sia una collaborazione molto utile. Ma molto utile soprattutto per le cose di cui parlava prima il vice capo di gabinetto del Ministero della Transizione Ecologica, cioè capire bene oggi che cosa si intende quando parliamo di green economy, di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Lui ha ricordato, diciamo, i più importanti connotati istituzionali, no? Di questa parola che è un po' come, diciamo, il social deal, sono parole adesso anche spesso abusate. C'è qualcuno che parla di greenwash, cioè è facile parlare oggi di ambiente, di digitale, di sociale, e spesso questo ci allontana, no, dal significato vero e originario, diciamo, degli istituti che hanno una, diciamo, origine molto risalente nel tempo e dei quali noi non ci dobbiamo dimenticare. Ma soprattutto è una collaborazione utile perché va nel segno anche della missione del Dipartimento per le politiche giovanili. E nel solco dell'indirizzo politico che ha assegnato la ministra Dadone, aprendo queste nuove forme di sperimentazione. Diciamo, l'obiettivo della ministra è stato questo, cioè in primo luogo riconoscere il grande valore di un istituto che ormai è riconosciuto da tutti, e pochissime sono le persone che non sanno cos'è oggi il servizio civile, e è un istituto che ha un grande valore sociale, è un istituto che ci permette decine di anni di promuovere, no, i valori proprio costituzionali della Repubblica, che sono quelli dell'impegno sociale, della solidarietà, della tutela dei beni ambientali e dei beni storici, della cooperazione, tutti i valori costituzionali. E si tratta ora, in questa particolare fase storica che stiamo vivendo, di arricchirlo di nuovi contenuti, che
che siano in linea con le sfide che sta affrontando il governo in questi mesi, no? In mesi durissimi di gestione della pandemia. E mi riferisco in particolare alle due grandi, diciamo, sfide del PNRR a cui il governo sta lavorando, cioè la transizione digitale e la transizione ecologica. Motivo per cui la ministra ha proprio deciso di aprire queste due sperimentazioni, da un lato quella che stiamo conducendo col ministro Colao sul tema della transizione digitale, quindi rafforzare le competenze digitali dei giovani, ma soprattutto anche farli diventare vettori della conoscenza e vettori della competenza digitali anche presso le collettività di riferimento con i progetti del servizio civile. E poi questa seconda importante sperimentazione a cui, diciamo, la nostra ministra annette un'importanza fondamentale, che è quello proprio del servizio civile ambientale che ha introdotto già il consigliere Sestini. Io in questa introduzione mi limito solo a dire due concetti importanti che vorrei sviluppare grazie alla collaborazione con gli enti del servizio civile e anche con le associazioni ambientaliste che ringrazio e che vorremmo avere come partner di viaggio, no? in questa nuova esperienza. La prima cosa è questa, ecco, io penso, e su questo è un po', diciamo, una sfida del mio dipartimento, che dovremmo coinvolgere proprio in primo luogo gli stessi giovani, no? A condividere il senso di questa sperimentazione. Sì, tutti gli enti e gli attori del sistema del servizio civile, come delineato dal decreto 40/2017, ma ancora e prima di tutto i giovani, per fargli proprio capire qual è il senso di diventare protagonisti di questa transizione ecologica, proprio secondo le parole, secondo l'indirizzo che ci ha detto e prima il consigliere Sestini. E per fare questo noi abbiamo avviato una serie di consultazioni sul nostro portale, che voi conoscete, il portale giovani2030.it, che guarda proprio alle sfide e agli obiettivi dell'agenda ONU, e soprattutto per sentire il loro punto di vista su queste nuove forme di sperimentazione, su questo modo di arricchire un istituto che ormai è risalente nell'ordinamento giuridico e che appunto si confronta per mettersi al passo con le sfide che stiamo vivendo in questo momento. Perché è importante coinvolgerli loro direttamente con queste forme anche di consultazione online che noi spesso mettiamo in campo? Perché vedete, i giovani, noi lo stiamo vedendo, io ho la fortuna, grazie a questo dipartimento, di stare a contatto diretto con molti ragazzi. Noi ogni anno ormai arruoliamo oltre 50.000 operatori volontari nei progetti degli enti di servizio civile, e ci rendiamo conto proprio che i giovani supportano le cose che contribuiscono a creare. Ecco, questo è un concetto fondamentale. Se noi li rendiamo partecipi anche nel momento della progettazione, della sperimentazione di qualcosa di nuovo, li vediamo che vengono, no? E ci accompagnano in questo percorso. Se invece seguiamo le logiche verticistiche tipiche della pubblica amministrazione di lanciare sperimentazioni qua e là, allora ecco che queste, diciamo, più difficilmente attecchiscono. E in questo spirito, e concludo l'introduzione perché poi avremo modo di confrontarci proprio con gli enti e con le associazioni, e abbiamo organizzato per il prossimo 15 dicembre, che è la giornata nazionale del servizio civile, un grande evento, spero, ecco, che non ci siano variazioni, in presenza presso il gasometro di Roma, e fra poco pubblicheremo la news sul nostro sito, e articolato nella formula del World Café, in cui avremo centinaia di giovani operatori che verranno a Roma per discutere proprio dell'evoluzione dell'istituto del servizio civile secondo queste due sfide di cui ho fatto cenno in apertura. Avremo 7 tavoli tematici e uno di questi sarà proprio intitolato al tema giovani e ambiente, e sarà importante sentire lì la voce dei ragazzi, come pensano di vivere e di interpretare, in che modo possiamo renderli protagonisti appunto di questa sfida che ci attende. Peraltro in quella giornata stiamo allestendo anche una sorta di villaggio con degli stand in cui anche gli enti di servizio civile potranno esporre le loro attività, e questo lo dico perché, diciamo, è utile ai fini del seminario di oggi. L'obiettivo di oggi che ci siamo prefissi, e noi col Ministero della Transizione Ecologica, è permettere una sorta, come dire, di primo matching, no?
tra le grandi competenze che hanno gli enti di servizio civile e le competenze delle associazioni ambientaliste, però non deve finire qui. Oggi diciamo è un po' un modo per conoscersi, so che molti di voi già si conoscono e conoscono le reciproche realtà, ma molti altri invece no. Allora noi stiamo facendo insieme al Ministero dell'Ambiente da facilitatori di questo incontro, ma questo è un incontro, e concludo, è un incontro che deve continuare nel tempo, perché questa sperimentazione ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Allora ecco, una prossima occasione già potrebbe essere questo villaggio che avremo lì al gasometro, in cui potrete anche venire a vedere da vicino le attività che svolgono i nostri enti di servizio civile, per continuare il dialogo, quel dialogo che stiamo cominciando oggi. Ma diciamo mi fermo qui e andrei avanti nel programma, poi rinterverrò successivamente. Grazie. Grazie consigliere De Giorgi, siamo addirittura in anticipo con i tempi, quindi va benissimo, lasceremo più spazio alle associazioni dopo per raccontare le loro esperienze. A questo punto invito la dottoressa Losco ad attivare il microfono e webcam, perfetto, allora dottoressa la vedo in video, carico la sua presentazione. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie della numerosissima partecipazione. Ringrazio anch'io per la partecipazione e per l'interesse, diciamo, che state mostrando verso questa iniziativa. Il mio intervento serve ad inquadrare, diciamo, il programma quadro di sperimentazione e cerca di dare le prime nozioni, diciamo, per prepararci, dico prepararci, quindi sia il Dipartimento che tutti gli enti, alla predisposizione delle proposte di intervento di servizio civile e ambientale. Allora, nell'introduzione sia il consigliere Sestini che poi De Giorgi hanno proprio fatto riferimento al protocollo d'intesa e quindi non ritorno del 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della transizione ecologica. Effettivamente un protocollo d'intesa che, diciamo, avvia un'importante collaborazione sul tema dell'ambiente. Il consigliere Sestini ha ampiamente, insomma, descritto qual è lo spirito proprio con il quale si vuole lavorare, e comunque il consigliere De Giorgi ha fatto proprio un intervento mirato alle modalità anche opportune per il coinvolgimento giovanile sul tema. Ecco, quali sono, diciamo, fondamentalmente le finalità del programma quadro, che nasce quindi in attuazione di quel protocollo d'intesa? La prima finalità è quella proprio di preparare i giovani ad affrontare queste sfide ambientali. E la rivoluzione verde, la transizione ecologica sono un'opportunità possono essere lette come un'opportunità dalle nuove generazioni, e quindi, diciamo, la sfida ambientale va colta proprio può essere colta dai giovani come un'opportunità di far sviluppare le proprie di sviluppo delle proprie competenze. Le competenze verdi, utili ovviamente nel prossimo futuro, ma utili anche ai ragazzi stessi per migliorare l'occupabilità, la propria occupabilità, e quindi nell'ambito proprio del nuovo sviluppo economico che il paese si accinge ad avere. Quindi la finalità del programma quadro è sicuramente quella di affrontare la sfida ambientale, ma di, diciamo, iniziare un percorso di sviluppo delle competenze verdi per tutti i ragazzi e i giovani che parteciperanno. Quindi la formazione, formazione dei giovani in ambito ovviamente ambientale, in ambito verde, in ambito green, anche e soprattutto delle donne, delle giovani donne, e quindi, diciamo, implicitamente stiamo parlando di una finalità volta ad avvicinare anche le ragazze alle discipline STEM. E le discipline STEM, voi sapete, diciamo, del poco coinvolgimento delle ragazze su queste discipline. Ecco, in questo sviluppo di servizio civile noi vediamo anche una possibilità di avvicinare
le ragazze a discipline come appunto la matematica, le tecnologie, le scienze in genere. Altra finalità importante che sta dietro allo sviluppo del programma quadro è quello di fornire degli elementi per raggiungere una maggiore consapevolezza dei temi ambientali. Ecco, la tutela dell'ambiente passa anche attraverso un percorso di, come dire, di piena consapevolezza dei rischi e delle opportunità, e le nuove generazioni su questo saranno sicuramente, possono essere sicuramente un motore, un volano teso proprio a promuovere, partecipare attivamente, e quindi la consapevolezza dei giovani è qualcosa su questi temi, è qualcosa di veramente, può essere qualcosa di significativo per dare supporto alla transizione, al percorso di transizione. Ancora sulle finalità del programma quadro, sono importanti perché entrare dentro queste finalità significa poi avere la capacità di progettare, cioè di proporre delle proposte che siano fortemente allineate con lo spirito dell'iniziativa che stiamo presentando. Ecco, l'impiego dei giovani potrà essere rivolto anche all'attività quindi di educazione, educazione ambientale e educazione allo sviluppo sostenibile. Quindi percorsi di formazione nelle scuole, percorsi di diffusione di conoscenze, buone pratiche, presentazioni di buone pratiche finalizzate a ottenere comportamenti, ad avere comportamenti virtuosi, stili di vita sostenibili. Ecco, tutto questo ambiente educativo potrà essere, diciamo, sviluppato nell'ambito dei progetti che eventualmente presenterete, perché sono tra le finalità del programma quadro. E, ovviamente anche attività e organizzazione di ragazzi nell'impiego di attività di difesa attiva dell'ambiente, ovviamente, e diffusione di modelli di produzione e di consumo sostenibile. Abbiamo, diciamo, ipotizzato anche dei filoni che possano far riferimento alla sostenibilità alimentare, alla lotta agli sprechi alimentari. Sono tutte finalità che abbiamo inserito nel programma quadro e che quindi vi troverete avete l'opportunità di sviluppare nell'ambito proprio del percorso di progettazione che potrete eventualmente fare per poter partecipare all'avviso che andremo a pubblicare. Un'altra finalità importante è la cooperazione allo sviluppo. Ecco, il tema è quello di sostenere il coinvolgimento dei giovani anche alla cooperazione, allo sviluppo sostenibile, quindi alla cooperazione ambientale, e a diffondere questo approccio consapevole alla sostenibilità. E quindi anche a una interconnessione tra i temi dello sviluppo ambientale e i temi dello sviluppo economico e anche dello sviluppo sociale. Siamo nel pieno dello spirito, come ci ricordava il consigliere Del Giorgi, dello spirito del servizio civile, quindi siamo comunque nell'ambito di un coinvolgimento giovanile per un potenziamento della propria consapevolezza come cittadini attivi, e qui si sta quindi seguendo, ci inseriamo in un contesto in cui la consapevolezza è proprio sui temi dell'ambiente, sui temi della transizione ecologica. Quindi queste sono le finalità del programma quadro che abbiamo effettivamente quindi definito in attuazione del protocollo, diciamo, tra i ministeri. Nel momento in cui voi iniziate un percorso proprio di progettazione della vostra iniziativa, sarete invitati a presentare un programma di intervento, quindi un vostro programma di intervento, che dovrà far quindi stretto riferimento agli obiettivi, alle finalità, non agli obiettivi, alle finalità che vi ho appena descritto, e che sono quindi quelle del programma quadro generale. Quindi gli enti che decideranno di proporre interventi di servizio civile faranno proprie le finalità generali del programma quadro e avranno però l'opportunità di svilupparli in progetti che
in progetti da inserire eventualmente in propri territori o da sviluppare proprio su tematiche specifiche. Quindi i programmi di intervento specifici di tutti gli enti saranno costituiti da un insieme di progetti che di fatto andranno a sviluppare le finalità che vi ho descritto precedentemente, che troverete comunque ben descritte poi sul testo, sul programma quadro. Chi potrà presentare programmi di intervento? Voi sapete che il servizio civile si avvale di un album, quindi gli enti che potranno presentare iniziative e quindi proposte di servizio civile ambientale sono quelli iscritti all'albo di servizio civile. Quindi praticamente sono programmi quindi a titolarità di enti iscritti al servizio civile. Qui in questa slide abbiamo riportato, ecco, il numero di ad oggi, no? Al 18-11, il numero di enti titolari di accreditamento, attualmente 428. Poi abbiamo una rete di enti di accoglienza costituita al momento da 13.720 enti di accoglienza su tutto il territorio nazionale. Molti di questi enti sono presenti anche oggi e hanno una specificità nell'ambiente. Ora, lo sforzo che si intende dare è quello di stimolare tutti gli enti di accoglienza e enti titolari diciamo, ad un impegno sul tema della transizione ecologica, quindi uscire da uno schema che comunque nel servizio civile c'è sempre stato di tutela ambientale, diciamo, classica, e spostarsi verso delle finalità che, ecco, abbraccino la tematica del green e della transizione ecologica proprio con lo spirito, diciamo, cogliendo lo spirito, che ci suggerivano in apertura il consigliere Sestini e il consigliere De Giorgi, e che poi sono stati declinati nel programma quadro che vi ho, illustrato. I progetti che voi inserirete, che poi avrete la possibilità di inserire quindi nel vostro programma di intervento, potranno sviluppare, le abbiamo un po' classificate nella maniera che vi mostro in questa slide, due tipologie di attività essenzialmente. La tipologia 1 di attività, diciamo, fa riferimento a dei progetti che sono, per la preservazione dei beni ambientali. Quindi potranno avere attività proprio proprie, finalità proprie di preservazione, dei beni ambientali. Un'altra attività inseribile che fa riferimento alla tipologia 1 è quella proprio della promozione di modelli di sviluppo sostenibili, e quindi su questo tema, qualora non ci fossero delle competenze sul sistema che voi già avete come enti titolari o come enti di accoglienza, c'è l'opportunità che va colta, e da qui in poi insomma ne parleremo anche in modo diffuso nella seconda parte di questo webinar, di aprire delle collaborazioni con associazioni che siano effettivamente riconosciute nell'ambito, diciamo, delle organizzazioni di protezione ambientale. Quindi questa tipologia 1 di attività si riferisce proprio a la preservazione dei beni ambientali e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Un altro filone di attività che può essere sviluppato all'interno dei vostri progetti è quello della realizzazione dei servizi invece di educazione ambientale. Qui la finalità del programma è anche questa, del programma quadro è chiara, è quella di sviluppare attività rivolte a scuole, rivolte a visitatori di aree protette, a comunità tutta, quindi iniziativa di educazione che può essere rivolta a particolari categorie di persone o anche svantaggiate eventualmente. O anche, diciamo, a ragazzi in età scolare o a stakeholder di varia natura. Ecco, su questo ci preciserete come al solito il contesto di riferimento, lo andrete a descrivere, e sono attività di educazione ambientale che mirate a far crescere la sensibilità su questi temi, proprio quindi rivolte a terzi per, diciamo, come dire, seminare una sensibilità che attualmente, insomma, diciamo, è largamente diffusa, ma diciamo, non trova
trova a fatica degli spazi proprio dedicati. Ecco, i ragazzi saranno operatori volontari, saranno, come dire, dei veicolatori di queste nozioni, ma anche di questa consapevolezza e attenzione da rivolgere all'ambiente. Le tipologie 1 e 2 potrete svilupparle entrambi o una o l'altra, ecco, a seconda di come costruirete i vostri progetti. Quindi vado ancora a specificare, quindi un programma di intervento che viene personalizzato, ma che ha come finalità proprie quelle già elencate nel programma quadro che abbiamo già individuato come in attuazione del protocollo, e uno sviluppo però di attività che siano del genere che vi ho mostrato, cioè siano effettivamente o della tipologia 1 o della tipologia 2 o eventualmente uno sviluppo, diciamo, compiuto su entrambi i temi. Gli obiettivi, quindi finalità, ne abbiamo parlato ampiamente. Gli obiettivi che, diciamo, andiamo a perseguire sono quelli che riguardano l'Agenda 2030 e in particolare ve li vado a mostrare. Li abbiamo selezionati. Certo, sullo sfondo voi sapete che l'agenda per lo sviluppo sostenibile, soprattutto sul tema dell'ambiente, diciamo, è comunque, come dire, raccoglie tutti obiettivi perseguibili. Ne abbiamo scelti alcuni per rafforzare e sensibilizzare, quindi con un ordine di priorità rispetto, diciamo, proprio alle attività che andranno poi a essere sviluppate nei progetti. Li ricordava il consigliere Sestini in apertura, l'obiettivo 2, quindi porre fine alla fame, quindi raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. E da questo punto di vista ho cercato anche di, diciamo, come dire, darvi uno spunto per quanto riguarda il tipo di attività, no? Lo spreco alimentare, la lotta allo spreco alimentare, alla malnutrizione, insomma, diciamo, possono essere degli spunti per attività sviluppabili all'interno dei progetti. L'obiettivo 4, quindi fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, un'opportunità di apprendimento per tutti. L'obiettivo 11, quindi rendere la città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. L'obiettivo 12, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. L'obiettivo 13, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. L'obiettivo 15, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Ecco, questi sono gli obiettivi a cui è agganciato, specifici a cui è agganciato chiaramente il programma quadro, che potranno essere richiamati dal vostro programma di azione. Gli ambiti invece, gli ambiti di azione, ecco, gli ambiti di azione sono, le azioni del programma quadro ovviamente si inseriscono nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli di sviluppo sostenibile di consumo e sviluppo, modelli sostenibili di consumo e di sviluppo. In realtà, per quanto riguarda la vostra azione, voi siete enti che vi inserite, faccio riferimento all'albo di servizio civile, in diversi settori e in diverse aree di intervento. Quindi voi potete, ovviamente far riferimento ai settori, alle aree di intervento più adatte, no? Da una parte, conciliando le esigenze del programma di intervento specifico, chiaramente, e dei vostri progetti, con anche le finalità vostre proprie a livello di ente di servizio civile, chiaramente. Quindi tutte ammesse. Vado a dare dei criteri su questo con un po' d'attenzione. Ciascun ente potrà presentare un programma di intervento e questo ve lo vado a motivare. Vogliamo dare una massima inclusione, chiaramente consentire una massima partecipazione, quindi allargare la platea degli enti che possano partecipare a questa sperimentazione. Quindi questo è un protocollo teso a sostenere una sperimentazione nell'ambito del servizio proprio civile sul tema ambientale. Quindi anche in caso di coprogrammazione o coprogettazione, voi sapete che potete avvalervi dell'opportunità di coprogrammare, quindi diciamo programmi stesi a due mani, no? Cioè elaborati a due mani tra due enti titolari, o coprogettare e quindi programmi, progetti che siano effettivamente sempre, diciamo, sviluppati da due enti titolari.
Abbiamo dato anche dei limiti rispetto al numero di volontari che voi potete, diciamo, richiedere nelle vostre iniziative, nei vostri programmi, nei vostri progetti. L'intento è sempre quello di diffondere al massimo quindi questa pratica e di quindi sostenere una sperimentazione, fatemi dire, molto inclusiva, che quindi insomma possa darci dagli elementi per una successiva analisi e valutazione. Quindi i volontari che voi potrete richiedere nei vostri programmi, nei vostri progetti, va da un minimo di 12 e a un massimo di 20 nel caso del programma di intervento localizzato sul territorio regionale o di provincia autonoma o di città metropolitana, 40 nel caso in cui ci sia un intento interregionale o addirittura nazionale. Ripeto, l'iniziativa si vuole rivolgere al maggior numero di soggetti possibile, quindi insomma vorremmo evitare una polarizzazione delle posizioni rispetto a uno o l'altro ente. Il programma è composto chiaramente da progetti e il minimo è la richiesta di quattro volontari, ma insomma dobbiamo evitare ovviamente, cioè i progetti devono essere non troppo parcellizzati, cioè non devono richiedere, quindi la parcellizzazione è sconsigliata perché non darebbe, diciamo, quella massa critica che ci consente poi di analizzare anche gli esiti e studiarne un po' il monitoraggio. Presentazione dell'istanza, chi di voi ha già programmato, ma immagino tutti gli enti titolari conoscono il sistema, quindi il sistema Helios, e quindi su questo vi do solo il riferimento del sito. Ovviamente nel momento dell'apertura del sistema informativo troverete tutti i manuali aggiornati che vi daranno, diciamo, come dire, un pochino le indicazioni per poter presentare le vostre istanze. E qui ci tengo adesso a aprire un momento, quindi a lasciare la parte tecnica su cui molti di voi, diciamo, sono più che esperti, ma su cui comunque potremo tornare anche con approfondimenti con i manuali di riferimento. Mi andava di spendere due parole su questo spirito che stiamo introducendo e rafforzando e probabilmente in futuro il trend sarà quello, un intento e una volontà di, come dire, intensificare la collaborazione tra le parti e le reti di soggetti. Ecco, i programmi di intervento potranno avvalersi, no, della collaborazione anche di altri enti, non necessariamente quindi iscritti e accreditati all'albo SCU. Abbiamo già, diciamo, proficuamente, devo dire, svolto, diciamo, in questo senso un esercizio con il Servizio Civile Digitale e l'esito è stato discreto. L'intento è quello di portare a una buona, diciamo, sviluppo dei temi che andiamo a proporre. E quindi in questo senso, gli enti, anche enti non accreditati all'Albo SCU, possono partecipare allo sviluppo dei progetti. In che modo? A livello di programma, ovviamente un ente titolare può costituire una rete. Una rete di soggetti significa individuare altri enti che magari non sono iscritti all'Albo SCU, ma con cui, diciamo, stilare il programma. O a livello di progetto, sempre individuazione di enti non iscritti, che chiamiamo partner a questo punto, quindi, ma che, diciamo, effettivamente affiancano l'ente titolare nelle attività, nella gestione delle attività del progetto. Allora, chiaramente l'ente iscritto all'albo, che è l'ente titolare, quindi specificherà poi il tipo di collaborazione o il tipo di partnership al momento di presentazione del programma o del progetto. Quindi questa modalità allargata di partecipazione consentirà eventualmente anche di abbracciare e di sostenere il nuovo tema che potrebbe non essere nelle competenze specifiche di alcuni enti titolari. Rete, e quindi le reti si riferiscono ai programmi di intervento, fanno riferimento a accordi di rete che vengono stipulati con soggetti non iscritti all'albo che operano sul territorio,
all'atto della presentazione dell'istanza l'evidenza dovrà essere data tramite un accordo tra le parti, no? Tra il proponente, il programma, che chiaramente è l'ente titolare, e i soggetti di rete, e quindi nell'istanza, nel suo ruolo sul sistema, no? Sul sistema EDIRS, voi diciamo ci darete evidenza di questo accordo tra le parti e ne prendiamo atto e la collaborazione sarà quindi quella volta a stendere il programma. Vi ho parlato invece della partnership, anche qui la partnership sul progetto può essere quindi fatta con enti non iscritti all'albo, diversi soggetti che possono partecipare, quindi perché mettono a disposizione la propria esperienza, le proprie sedi, alcuni servizi. Diciamo, ecco, l'accordo di questo partenariato dovrà essere quindi sottoscritto dalle parti, dando evidenza delle attività che verranno svolte, no? Del perimetro di svolgimento di attività che è a carico del partner del o dei partner individuati. Anche in questo caso, l'accordo di partenariato va ovviamente presentato sul sistema informativo al momento di presentazione dell'istanza. Velocemente, forse ho pochi minuti, cercherò di darvi poi, una volta presentato l'istanza, diciamo quali sono i percorsi che abbiamo in mente, in modo congiunto ovviamente con il Ministero della Transizione Ecologica, di svolgere e che vedranno coinvolti tutti gli enti, diciamo, interessati al percorso. Il percorso di capacity building per gli enti aderenti, quindi noi abbiamo, diciamo, organizzeremo dei moduli formativi dedicati agli enti che guideranno e sosterranno la sperimentazione, la formazione prima dell'avvio dei progetti e in particolare due webinar abbiamo pensato di voler svolgere. Con sempre in collaborazione fatto a quattro mani con il Ministero della Trasformazione Ecologica e due webinar di avvio, no? Prima dell'avvio dei progetti, quindi chiameremo di fatto i coordinatori dei programmi e i progetti e quindi chi condurrà il programma e l'iniziativa. Poi daremo anche un supporto durante l'esecuzione dei progetti e quindi faremo degli incontri volti a diciamo, analizzare dei termini di monitoraggio sullo stato d'avanzamento dei progetti e dei programmi e quindi anche evidentemente a tirare dentro degli indicatori che possano leggere le eventuali dinamiche, i fenomeni che potranno svilupparsi nell'ambito dei programmi e dei progetti. Ovviamente poi ci saranno degli incontri di confronto alla conclusione, proprio alla conclusione della sperimentazione e quindi dei vostri progetti di intervento, proprio lezioni apprese e cosa trattenere. L'impianto invece di formazione dedicata agli operatori volontari vede una formazione generale che voi già conoscete. Questa è regolamentata dalle disposizioni vigenti, come sapete, ed è a cura degli enti. La formazione generale per gli enti che ci stanno seguendo e sono enti non di servizio civile si rivolge a dare ai ragazzi tutto l'impianto, diciamo, come dire, di conoscenza relativa al servizio civile, perché qui diciamo, l'ambientale, no, è qualcosa che si cala in un contesto che è quello di servizio civile, quindi di formazione del ragazzo ad una cittadinanza attiva e consapevole. Quindi tutto l'impianto del servizio civile è a servizio ora dell'ambiente, chiaramente, e la formazione generale quindi è, diciamo, come dire, in conformità a quella che viene svolta, no? Da tutto l'impianto di servizio civile su tutti i progetti. È un po' un trade union del servizio civile, formazione data a tutti gli operatori volontari. Ci avvaliamo poi anche di una formazione specifica rivolta ai giovani e qui è interessante l'impianto delle 50 ore che saranno sviluppate in modo centralizzato, cioè dal Dipartimento con il Ministero della Trasformazione Ecologica, saranno formazione proprio di settore, 38 ore di formazione centralizzata, quindi gestita dai due ministeri sui temi specifici. E almeno 12 ore erogate invece dall'ente, sempre sul tema specifico di riferimento.
Qui vi ho già detto, abbiamo poi disciplinato, lo vedrete, la capacità di formare i ragazzi dovranno essere, sarà fatta, cioè la formazione centralizzata, do qualche dettaglio, ma tornerete, utilizzeremo tutti i canali, chiaramente la formazione, seminari interattivi, chiaramente su piattaforma, ma abbiamo ipotizzato circa 16 ore, e i moduli online di apprendimento, e questi saranno sviluppati, messi a disposizione ai ragazzi. L'impianto immaginato è di circa 22 ore. Servizio continuo di FAC dedicate ai volontari. Questo è il compendio. E se vado a fare una focalizzazione, diciamo, sulle competenze che ci aspettiamo di dare ai ragazzi alla fine di questo servizio civile ambientale, ecco, oltre no le note attestazioni che sono rilasciate dall'ente e certificazioni rilasciabili eventualmente dall'ente, ce ne darete evidenza in sede di presentazione dell'istanza. E si aggiungeranno, no, dei percorsi, proprio è l'attestazione che stiamo costruendo, è quella sperimentale di competenze verdi, e quindi questo sarà uno degli oggetti, diciamo, che prenderanno forma proprio con questa sperimentazione. Roadmap velocissimamente, contiamo auspicabilmente, insomma, di pubblicare l'avviso agli enti entro la fine del 2021. Andremo poi successivamente a pubblicare il bando per gli operatori volontari di selezione entro la fine del 22, quindi, diciamo, e l'avvio quindi dei ragazzi sarà ipotizzabile secondo una calendarizzazione che definiremo insieme in modo dettagliato entro il primo semestre del 2023. I riferimenti li conoscete, e i nostri siti, anche il consigliere Del Giorgi citava il Giovani 2030, citava come anche possibilità di canalizzare, diciamo, tutte le informazioni relative alle iniziative sui ragazzi, quindi questa come tutte le altre. E quindi lì troverete poi tutti gli aggiornamenti che daremo anche in merito agli sviluppi sulla manualistica. Io con questo avrei finito. L'email nostra di riferimento, chiaramente, qualora voi voleste approfondire, o comunque, diciamo, poi ne daremo evidenza anche su quando pubblicheremo gli atti sul sito, è quella di programmazione scu chiocciolaserviziocivile.it. Ve la indico come email su cui potete canalizzare eventualmente anche richieste specifiche alla quale, insomma, possiamo dar seguito in un secondo momento. Grazie dottoressa Losco, siamo assolutamente nei tempi, anzi in anticipo, quindi io darei spazio se vuole alle domande che sono arrivate, ne è arrivata una in particolare del dottor Losco, la vede in chat, l'ho riportata anche nell'area riservata. No, giurlo, giurreo, No, posso rispondere io? no, io sono io, quindi praticamente è Cirleo. Sì, prego, risponde il consigliere De Sì, Giorgi, prego. prego. Sì, Silvia, così intanto mi guardi quella cosa. E grazie innanzitutto Silvia di questa presentazione e mi sembra che abbiamo esposto, diciamo, anche, diciamo, in modo schematico quali sono i termini della sperimentazione che stiamo mettendo in campo e sono contento che l'abbiamo fatto prima in modo che questa tavola rotonda che ora abbiamo di interventi magari può servire anche a creare, ecco, qualche considerazione, qualche spunto critico di approfondimento proprio su queste coordinate che abbiamo dato della sperimentazione. Sì, leggevo prima Pasquale Giurleo che ci ha chiesto se gli enti parco possono entrare nelle reti. Certo, peraltro noi già abbiamo dei progetti, diciamo, del servizio civile in cui gli enti parco, diciamo, sono partner, se non sbaglio, poi ci dirà meglio l'ufficio, degli enti di servizio civile. Peraltro tutto il tema della tutela delle aree protette rientra nel capitolo grande di tutela della biodiversità e delle risorse naturali e che è di grande interesse in primo luogo del Ministero della Transizione Ecologica e anche quindi il nostro per ingaggiare, diciamo, le giovani generazioni proprio in quella che prima ho chiamato e la sfida ambientale. E ringrazio ancora i rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 389 che hanno già deciso di essere con noi in questa fase
come dire, di start-up della sperimentazione. In particolare ringrazio per la disponibilità le associazioni che ora interverranno, che sono Mare Vivo, Lega Ambiente, la Fondazione Sviluppo Sostenibile, la Fondazione Simbola, il WWF Italia, Wigwam Clubs Italia e Ultreia Pedara. Però invito anche altri, siccome vi vedo molto numerosi, vedo che siamo quasi, non so se abbiamo superato, ci stiamo avvicinando a 200, se ci sono altre associazioni o enti che desiderano intervenire, come ha detto prima Gianluca Finito, segnatelo nella chat oppure diciamo indicatecelo in modo che possiamo anche creare una seconda lista e di interventi oltre questi che ho già richiamato. E allora io comincerei con, citando appunto in modo breve, abbiamo detto 5 minuti, 8 a testa, e le esperienze diciamo di queste associazioni, che io ringrazio perché sono in primo piano da anni, ma veramente da molti anni, nel tema della tutela dell'ambiente. E comincerei da Mare Vivo, che conosco bene grazie alla opera instancabile di Rosalba Giugni. Oggi abbiamo in sua sostituzione Omar D'Incecco, che ringrazio. E Mare Vivo già dagli anni 80, ricorderete. E io, prego. Buonasera. Buonasera. E ricorderete già dagli anni 80, è diciamo impegnata in primo piano per la tutela del mare, dell'ambiente marino, contro l'inquinamento delle acque, contro la pesca illegale. Ecco, Mare Vivo, diciamo un po' come Lega Ambiente, questi grandi, grandi associazioni ambientaliste che esistono da quando è nato proprio anche il Ministero dell'Ambiente, che io ricordi, e sono una grande e importante testimonianza, quindi per noi averli come partner in questo startup della sperimentazione è un grande valore aggiunto, e quindi vi ringrazio. Allora prego la parola a Mare Vivo. Buongiorno, buonasera a tutti, io sono molto contento di partecipare. Intanto porto i saluti alla presidentessa già citata Rosalba Giugni. Mare Vivo sì, da 35 anni ormai come dire, ha fatto di questi temi la sua, il suo come dire, il sentiero narrativo per poi creare le proprie campagne, i propri progetti. E sui progetti di educazione ambientale si inserisce perfettamente la linea finora tracciata negli interventi che ho ascoltato con grande piacere. Soprattutto la dottoressa Losco ha toccato un paio di punti che per noi sono centrali, cioè il fatto che l'idea stessa che i giovani che vengono coinvolti, ad esempio nei nostri progetti di educazione ambientale, possano in qualche modo trasformare questa partecipazione in una conoscenza che possa aprire anche delle possibilità lavorative, possa diventare uno sbocco o, come più spesso accade, in questi 10 anni, da 10 anni io mi occupo di progetti di educazione ambientale nelle scuole, e come più spesso accade, dicevo, diventano iscritti alla nostra associazione, ma anche a altre associazioni che ho visto partecipano anche a questo incontro. Quindi la creazione di qualcosa che possa diventare un'illuminazione per qualcuno, non solo uno sbocco lavorativo, ma anche come dire, un riconoscimento di un'identità. Molte persone, ascoltando le nostre lezioni, i nostri incontri o partecipando ai nostri dibattiti, ai nostri progetti, alla pulizia delle spiagge, a tutte le attività che facciamo da 30 anni, si sono avvicinate a noi inizialmente come volontari, adesso fanno parte della nostra famiglia, hanno aperto addirittura delle delegazioni in regioni che non avevano una delegazione. Quindi il contatto con questo mondo giovanile, che diventa appunto competente, diventa in qualche modo, si avvicina a noi, ci affianca, vede attraverso una forma esperienziale di avvicinamento al lavoro una possibilità futura, una possibilità che insomma aiuta anche l'ambiente. Quindi non è solo una questione di sussistenza economica, di ricerca di uno stipendio, ma diventa appunto un avvicinamento a qualcosa che sta radicalmente trasformando le nostre abitudini. Lo vediamo, sappiamo noi delle associazioni ambientaliste che il mondo dei grandi brand mai come in questi anni ci sta contattando per sviluppare insieme processi per, come dire, avvicinare i loro sistemi produttivi a qualcosa di più sostenibile, o che comunque sia più attento all'ambiente. Ecco,
Noi con i progetti di educazione ambientale che sono soprattutto legati alla scuola e alle scuole superiori, sono 10 anni che entriamo negli istituti nautici, quindi faccio un esempio concreto con un progetto che si chiama Nautici in Blu. Noi abbiamo capito che c'è una grandissima attenzione di questa generazione e non hanno tempo alle scuole per raccontare quella che una volta era educazione civica. E quindi, come dire, demandano a noi in questi 4-5 giorni di progetto ogni anno, che ripetiamo ogni anno da 10 anni, ripeto, diventiamo noi il veicolo per avvicinarli a questi argomenti. Per noi sarebbe utilissimo avere delle forze fresche, quindi il servizio civile ci interessa molto perché affianchiamo a queste attività. Delle azioni concrete nelle quali servono tutor, servono persone anche che non hanno preparazione, ma che, come dire, attraverso l'esperienza poi possano coltivare una passione che magari potrebbe nascere da questo incontro con queste tematiche. Abbiamo contezza negli anni di insomma, persone che adesso fanno parte del nostro staff, io stesso sono uno di quelli che durante l'università si è avvicinato a questi temi e non si è mai più allontanato ormai da 22 anni, quindi io confido molto in questa forma di avvicinamento dei giovani e mi piace molto l'idea, il tema toccato appunto dalla dottoressa Losco del concetto di competenza, perché poi diventa una competenza, non diventa solo un meccanico risolvere problemi o partecipare a dei progetti, ma si acquisiscono competenze, diventa centrale. Il know-how che abbiamo accumulato noi in 35 anni, le altre associazioni anche in quasi 50 anni di attività, come dire, diventa un passaggio di testimone a menti fresche che hanno voglia e anche delle competenze differenti dalle nostre per veicolare molto bene questo messaggio. Quindi continuiamo a fare educazione ambientale alle scuole elementari e medie per formare i ragazzi a questi argomenti, ma puntiamo molto sulle scuole superiori con questi altri progetti. Intanto perché sono forze che poi entreranno a breve nel mondo del lavoro e poi perché il tema dell'avvicinare della transizione ecologica e dell'economia circolare ha bisogno anche di una competenza anche culturale. Ecco, noi vogliamo in qualche modo tornare a raccontare a questi ragazzi che si può vivere in un certo modo e li accostiamo a questi temi attraverso l'esperienza. Quindi siamo in linea con quanto raccontato finora, le nostre attività non confliggono con quello che è stato raccontato finora, anzi sono perfettamente aderenti e quindi parteciperemo e saremo contenti di coinvolgere quanti più ragazzi possibili e come dire, resteremo sempre connessi. Avete citato la nostra presidentessa che è sempre molto 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 attenta a queste dinamiche, è sempre presente in tutti gli incontri e quindi ecco, questo è il nostro atteggiamento rispetto a quanto detto finora. Quindi l'educazione ambientale al centro e noi che coinvolgeremo questi ragazzi e li porteremo dalla nostra parte, chiamiamola così. Perché questa è la prospettiva che ci stiamo, questa è la nostra vision. Ci piace pensare che le nuove generazioni prenderanno il testimone e saranno più competenti di noi, perché hanno più possibilità di avere informazioni, di avere un know-how completamente diverso dal nostro. La differenza fra 20 anni fa, quando sono entrato io e ora, è nell'accesso alle informazioni. Adesso c'è più facilità di accesso. Bisogna avere le capacità per scindere diciamo, le fake news. News, per usare termini inflazionati, da quello che realmente accade, ma questo accade, questo si può in qualche modo sostituire, questa mancanza di conoscenza si può sostituire attraverso l'esperienza, quindi affiancando questi giovani a persone che già da 30 anni, 20 anni lavorano in questi ambiti. Ecco che quindi questi due mondi in qualche modo invece di confliggere si uniscono e diventa una perfetta sintesi di quello che vogliamo fare e che stiamo cercando di fare da 35 anni. Ho concluso. Bene, grazie, grazie moltissimo Omar di questa testimonianza e grazie soprattutto per questo invito, diciamo, a portare a bordo più giovani possibili in questa operazione, perché penso che questo veramente sia raggiungere i giovani, come ho detto all'inizio, e convincerli, ecco, a interpretare in primo piano, no, questa sfida di tutela dell'ambiente, del mare, sia
veramente fondamentale ai fini del successo della sperimentazione. E poi di nuovo l'invito a incontrarvi il più possibile. Ora chiederò ai nostri tecnici, anche a Gianluca Finito, poi dopo il seminario, di poter anche distribuire e dare a tutti i partecipanti i contatti dei referenti delle varie associazioni anche che stanno intervenendo, in modo da fare un po' di crossing, ecco, che a me piacerebbe che anche in modo bilaterale, al di là di questa sessione così allargata, così importante di oggi, che siamo tantissimi e vi ringrazio, sarebbe importante anche che iniziaste a prendere contatti bilaterali per conoscere ciascuno e cosa fa nel campo del servizio civile e cosa fanno le associazioni invece di protezione ambientale, che può prestarsi a quelle coordinate, a quello schema di sperimentazione che la dottoressa Losco ha illustrato prima nelle slide. Ora darei la parola a un altro grande protagonista del mondo della tutela ambientale, e sono i nostri amici di Legambiente. Abbiamo sia Legambiente della Direzione Nazionale Luciano Ventura e poi abbiamo anche rappresentanti di Legambiente Toscana, Elisa Turiani, che ringrazio. Inizierei appunto con Luciano Ventura. O con Elisa Turiani, come vi siete accordati, decidete voi. Comincio io, faccio l'introduzione, poi lascio spazio a Elisa che ci metterà lo Benissimo. spettro. Allora, Luciano Ventura, ti ascoltiamo e vediamo solo il tuo video, allora, noi leviamo il nostro. Perfetto, grazie. Luciano Ventura, mi presento per quanti non mi conoscono, sono il responsabile del servizio civile di Legambiente, nonché consigliere nazionale di ACCI Servizio Civile, quindi vi porto un doppio saluto, quello del presidente Ciafani di Legambiente e del presidente Palazzini di ARCI Servizio Civile. Intanto grazie per questo incontro, per questa idea di ampliare gli interventi in ambito ambientale da parte del Servizio Civile, che per noi è un passaggio essenziale. Pensiamo appunto che il nostro presidente nazionale e il nostro direttore vengono da questo percorso, ma così come tantissimi nostri dirigenti regionali e territoriali. La stessa Elisa ha fatto un percorso di Servizio Civile e oggi è qui a rappresentarci, sia come territorio, ma anche lei come consigliere nazionale di ARCI Servizio Civile. Ci vengono in mente tanti spunti di riflessione, tanti dubbi, anche qualche preoccupazione per un'attività nuova che si sta lanciando, ma sicuramente positiva. La prima positiva che ci viene in mente è che stiamo ampliando la possibilità ai ragazzi di fare servizio civile. Noi ne abbiamo oggi 157 in campo, che fanno progetti con noi, ma le domande erano circa 400, quindi qualcuno è stato escluso e abbiamo incontrato ragazzi straordinari, sia come curriculum, ma anche come proprio, diciamo, competenze civiche e umane. E dobbiamo sempre di più fare in modo che il servizio civile sia davvero universale, che non lasci indietro nessuno. Su questo dobbiamo lavorare tutti insieme. Io ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, la dottoressa Rusco, che è stata molto precisa e puntuale, no? Ci siamo rivisti un po' negli obiettivi che ci ha lanciato con questa sperimentazione. Vi dicevo, noi oggi abbiamo 157 volontari che sono impegnati nella prevenzione e mitigazione dei rischi di protezione civile, nel monitoraggio degli inquinamenti delle acque e dell'aria, nella salvaguardia e tutela di parchi e oasi, nella riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, alla riqualificazione urbana e educazione e promozione culturale. È tutta questa grande attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione che stiamo facendo, che ci dice che il percorso è giusto. Occupiamoci di ambiente, non solo perché oggi si parla di transizione ecologica, ma perché il pianeta sono anni e anni che ci dice che c'è un'emergenza in atto e dobbiamo assolutamente riuscire ad accedere a tutte le informazioni, a fornirle a un pubblico sempre più ampio. È un pubblico che deve essere formato e pensiamo che il servizio civile sia sotto questo punto di vista un grande strumento. Noi incontriamo le scuole di ogni ordine e grado con le nostre associazioni, con i nostri circoli territoriali, con l'associazione Scuola e Formazione, e il servizio civile, i ragazzi e le ragazze che sono in servizio civile sono sicuramente un appoggio fondamentale per la nostra attività. Ci piacerebbe pensare che ci sia una programmazione anche economica strutturata in modo che si possa programmare al meglio nel medio periodo, e ci piacerebbe che ci fosse anche un aumento di infrastrutture disponibili. Mi viene in mente che anche il MIUR oggi è proiettato verso i bandi sulla transizione ecologica, sarebbe bello avere
delle convenzioni, dei protocolli d'intesa per cui le sedi scolastiche, le aule, alcune aule potessero diventare anche sedi di attuazione di servizio civile verso le scuole, ma anche dalle scuole verso l'esterno. Questa cosa già avviene in qualche modo oggi, ma ci piacerebbe potenziarla ulteriormente. Cosa accadrà dopo questa prima sperimentazione? Abbiamo già in mente che ci possa essere una continuità? Questa è una domanda chiaramente che pongo. Noi siamo pienamente disponibili a collaborare su questo percorso, anzi mi candido come Lega Ambiente, come ACI Servizio Civile a far parte di un gruppo di monitoraggio di questa attività. Ma lascio la parola a Elisa perché ci illustra quello che avviene su un territorio con i nostri progetti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie mille a Luciano per l'introduzione. Chiederei a Gianluca per favore se mi può attivare la condivisione schermo, che è una brevissima presentazione tendenzialmente fotografica, così da potervi far vedere un po' le azioni che abbiamo in campo noi in Toscana come Lega Ambiente Toscana. Vediamo se funziona, spero che riusciate a vederla. Allora, io sono Elisa Turiani, come ha detto Luciano, sono entrata a Lega Ambiente Toscana proprio attraverso il servizio civile e adesso ne sono la referente. Immagino che sappiate che la Lega Ambiente come associazione svolge un ambientalismo a 360 gradi, che passa da attività di comunicazione, attività di monitoraggio, progettazione, educazione ambientale, anche tanta coinvolgimento e de sensibilizzazione della cittadinanza. E quello che noi cerchiamo di fare è inserire i nostri volontari del servizio civile un po' in tutte queste tipologie di attività che facciamo, ovviamente formandoli passo passo. Per fare qualche esempio, casomai poi ditemi quando scade il tempo perché non vedo il timer in questo modo. Per fare qualche esempio, i nostri ragazzi partecipano, per esempio, a tutti i nostri monitoraggi scientifici, dalla prima parte di formazione in cui si spiegano proprio le tecniche di raccolta dei dati, alla preparazione dei materiali, fino alla raccolta vera e propria dei campioni e dei dati che possono essere naturalistici, possono essere campioni d'acqua, possono essere monitoraggi della qualità dell'acqua. I volontari ci accompagnano in tutti questi tipologie di percorsi, ovviamente opportunamente formati dalla nostra direzione sia nazionale che regionale. Un altro esempio di attività invece è quella che svolgiamo e che svolgono i ragazzi del servizio civile all'interno dei parchi e delle aree protette. In alcuni casi sono aree che gestiamo noi direttamente, in altri casi, come nel caso del Parco della Maremmia, stringiamo accordi con gli enti parco e in quel caso i volontari, affiancati dai nostri operatori, svolgono attività di ripristino di sentieristica, ripristino di cartelli, ma anche nel caso del Parco della Maremmia, che è stato una delle nostre collaborazioni più forti, per 5 anni abbiamo tenuto attivo un vero e proprio info point estivo nella spiaggia di Principino a Mare per tutti i mesi estivi, dove fornivamo informazioni ai turisti, portavamo avanti un monitoraggio dei rifiuti dispersi sulla spiaggia e poi nel corso degli anni ci abbiamo aggiunto anche il monitoraggio delle tracce di nidificazione della caretta caretta che si sta spingendo sempre più a nord. Quindi diciamo anche un work in progress a seconda delle emergenze ambientali che si sviluppano sul territorio. Un altro tipo di attività che è stata anche citata precedentemente da Mare Vivo è tutto l'ambito dell'educazione ambientale, che è rivolta in modo informale e non formale non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti, non solo nelle scuole, ma anche nell'ambito di eventi pubblici in cui possiamo comunque portare i nostri spazi e la nostra creatività. Ecco, in questo caso i ragazzi del servizio civile ci aiutano proprio a migliorare la nostra creatività, ad ampliare la nostra offerta di attività, anche a svecchiare, a rinnovare un po' quelli che sono le nostre proposte per le scuole e per i cittadini. Anche in questo caso, quindi, sono coinvolte dalla progettazione alla creazione, fino all'attuazione poi dei laboratori che riusciamo a rivolgere alla cittadinanza.
Poi ovviamente sono coinvolti in tutte le nostre grandi campagne, noi abbiamo in calendario ogni anno tantissime campagne che vengono calate a pioggia in tutto il territorio nazionale, penso a Malaria, penso a Puliamo il Mondo e ovviamente in questi momenti di coinvolgimento e di vera e propria cittadinanza attiva i ragazzi del servizio civile sono assolutamente sempre con noi. E poi anche ovviamente in tutto il lavoro di background, di back office, quindi in tutto quello che concerne la comunicazione, l'organizzazione di eventi, anche il contatto con comuni, con amministrazioni, con giornalisti in caso di conferenze stampa, noi cerchiamo di renderli autonomi e in grado di poter effettuare sempre tutta questa tipologia di attività per avere chiaro di com'è un funzionamento anche di un'organizzazione di tutela ambientale come la nostra. E infine, per chiudere, un piccolo spazio di creatività. I ragazzi sono giovani, ogni anno arrivano sempre con nuovissime idee, quindi noi in tutti i nostri progetti di servizio civile cerchiamo di lasciare anche loro il modo di esprimersi, che può essere in un modo digitale e social, che è quello che sta succedendo un po' quest'anno nella creazione di rubriche dedicate, gestite interamente da loro, ma che può essere anche nella richiesta esplicita di manifestare per cause comuni. Comuni come è stato ad esempio il Global Strike, l'ultimo, dove sono stati proprio i ragazzi del servizio civile a chiederci di poter scendere in piazza sia con la maglia della Lega Ambiente che con la maglia proprio di Arci Servizio Civile. Per concludere, ho finito. Quello che posso dire è che per Lega Ambiente il servizio civile è un supporto fondamentale che ha un triplo valore. Per noi come direzione regionale, anche a livello nazionale, perché i volontari sono quella forza che ci permette di declinare in modo efficiente e più diffuso possibile tutte le campagne che abbiamo nazionali e poi sono anche un supporto, un ottimo raccordo a livello locale. In Toscana noi abbiamo 30 circoli locali che cerchiamo di coordinare ed aiutare nelle loro attività. Ecco, i ragazzi del servizio civile con il loro valore aggiunto e con il loro entusiasmo ci aiutano a svolgere anche questo lavoro regionale a volte complicato, ma che insomma ci permette di presidiare l'intero territorio regionale. Grazie mille, io ho finito, spero di essere stata nei tempi. Benissimo, grazie, grazie anche per questo contributo di Lega Ambiente, grazie sia alla dottoressa Turiani, ancora prima a Luciano Ventura. E adesso è la volta, se sono qui con noi, se li ho visti collegati, Fondazione Sviluppo Sostenibile con Alessandra Ballo Modesti, che è responsabile proprio dell'area Green Cities. E prego, prego, a lei la parola. Eccoci, mi avete ascoltato? E ogni tanto cade il collegamento con Alessandra Modesti. Gianluca, c'è qualche problema? Vogliamo provare allora a sentire i nostri colleghi di Fondazione Simbola, perché vedo che l'immagine è un po' inferma immagine, Fondazione Sviluppo Sostenibile. Intervengo dalla regia, suggerisco di disattivare la webcam perché questo sicuramente migliora la qualità dell'audio, quindi si vuole Allora, provare a. Alessandra, prova a disattivare la webcam per vedere se ti sentiamo. Prego, dottoressa, se vuole provare a parlare adesso, vediamo se la sentiamo con la webcam disattivata, altrimenti forse possiamo passare all'intervento successivo, magari può provare ad uscire e rientrare dalla stanza e vedere se. Allora, nel frattempo chiederei ai nostri colleghi di Fondazione Simbola, abbiamo Domenico Sturabotti,
se invece lui è collegato e proviamo a sentirlo Sì, per vedere grazie. se... Eccoci, lo vedo in video. Allora Mi prego, lei la parola sentite? per la Fondazione Sviluppo Sostenibile. Prego, Domenico. Sì, buonasera, mi sentite? Perché poi il tema è Sì, sentirsi con io l'audio. sento. Vabbè, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, l'appuntamento. Fondazione Simba ovviamente guarda con grande interesse a tutto quello che si muove, fortunatamente si sta muovendo molto nel nostro paese, che va nella direzione, diciamo, di una costruzione di una cultura sui temi della sostenibilità. È un tema ovviamente che noi guardiamo da un altro punto di vista rispetto alle realtà che abbiamo appena sentito, perché Fondazione Simba non è un'associazione ambientalista, ma svolge una funzione, se vogliamo, più di analisi e racconto di come la parte più industriale, cioè economica del paese, stia trovando nella sostenibilità un'occasione per rigenerare processi e, diciamo, settori produttivi. Questo perché sostanzialmente il tema della sostenibilità sta diventando un tema, diciamo, di qualità dei prodotti, cioè oggi sempre più un prodotto di qualità, se esso un'automobile, un vestito o un mobile, per essere definito un prodotto di qualità deve necessariamente incorporare il tema della sostenibilità. Questo ovviamente cosa sta comportando? Sta comportando il fatto che a tanti livelli il settore, diciamo, produttivo nazionale si sta, e questo noi stiamo studiando e raccontando, e muovendo verso questa direzione, investendo risorse, diciamo, e incentivi per migliorare appunto processi e prodotti. In questa partita, diciamo che è una partita, se vogliamo, epocale, un tema chiave, diciamo, insieme a quello delle risorse, quello dell'energia e quello delle competenze. Noi, diciamo, ultimamente in vari contesti, diciamo, soprattutto industriali, vediamo che il tema delle competenze è diventato un fattore chiave, anche un fattore scarso. Quindi un'iniziativa, diciamo, quella che, insomma, stiamo proponendo, in cui non si lavora tanto sulle competenze tecniche, anche su quello, ma sulla cultura più generale ambientale, rappresenta secondo noi un aspetto chiave, no? In un momento in cui non c'è solo un tema di tecnologia, ma proprio di una cultura diffusa legata appunto ai temi della sostenibilità. Come Fondazione Simba ovviamente siamo convinti, ovviamente, anche disponibili ad approfondire un po' il tema del progetto che voi oggi ci proponete, capendo anche quali potrebbero essere anche delle forme di collaborazione ai vari livelli, essendo un soggetto che ovviamente non ha una sua territorialità, ma ha uno scopo ben preciso di mappare e conoscere in qualche modo i temi della sostenibilità. Io penso che c'è un tema anche formativo, molto importante, l'ho detto precedentemente, in cui non solo bisogna accrescere, diciamo, le competenze e la sensibilità ambientale, ma se vogliamo anche per molti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, c'è un tema anche un po' di conoscenza di quello che poi il sistema nazionale può offrire. Quello che vediamo spesso è che ad un'analisi, diciamo, di alcuni primari italiani sulla sostenibilità, vediamo spesso una scarsa conoscenza da parte dei giovani sul fatto che l'Italia sia molto posizionata bene anche su tante, diciamo, questioni ambientali. Questo, diciamo, quindi vuol dire che questa occasione del servizio civile può essere anche un'occasione per far conoscere ai ragazzi non solo in generale i temi ambientali, ma anche per far capire come a livelli diversi il nostro paese, anche in settori, diciamo, industriali o manifatturieri, rappresenta, diciamo, anche a livello nazionale e internazionale una punta di eccellenza sul tema appunto della sostenibilità ambientale. Ecco, su questo, diciamo, chiudo e mi rendo disponibile ad approfondire e capire in che modo noi possiamo essere, diciamo, partner e soggetti attivi in questa iniziativa, che è un'iniziativa importante per il Paese. Grazie, provo a intervenire perché il consigliere De Giorgi si è allontanato, quindi tengo un attimo io il tavolo. Grazie mille del contributo. Passerei al WWF Italia, al contributo, a meno che non si sia di nuovo riconnessa la dottoressa Bailo Modesti della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Abbiamo delle notizie se si è riuscita a riconnettere? Forse Io sono no. riuscita a ricollegarmi, non so Aspettiamo. se mi sentite. Benissimo. Sì, in questo momento sì. Se vuole Sì, riprendere magari il suo provo a intervento, può contattare. riprenderlo in modo che.
Prego. Sì, la ringrazio, mi scuso con tutti, ma purtroppo la connessione web nostra sta facendo un po' di... non riesco a collegarmi bene, infatti ogni tanto La anche sentiamo in modo altrimenti ti sento. discontinuo, devo dire la verità. E non la Mi dispiace, ma io purtroppo forse il è proprio un collegamento non è problema nostro di ottimale, purtroppo connessione, non non so la sentiamo in come modo. fare. Ho provato anche dal telefono. Allora io direi di spostare alla fine Non lo perché so, non la allora magari andiamo sentiamo. avanti. UF, sì. Grazie. Noi andiamo avanti con il tavolo perché non riusciamo a sentirla, quindi poi riprendiamo in caso dopo. Allora, io passerei al dottor Gaetano Benedetto del WWF Italia, grazie di aver partecipato. E quindi lei ricopre il ruolo di direttore ora generale per il WWF Italia. Negli ultimi 5 anni leggo, quindi prego, le do la parola così magari ci inquadra un attimo la questione. Se può il microfono, non la sentiamo il microfono. Provi a parlare. No, non la sento, Benedetto, non la sentiamo. Non la sentiamo. No, non la sentiamo. No, non riusciamo a sentirla. Non ho la voce. La vediamo, ma non la sentiamo. Allora, intanto posso dare delle informazioni perché effettivamente, ecco, forse, ah no, questo è il consigliere De Giorgi, Io niente. direi, Silvia, passiamo a quelli successivi e poi Oltre. dopo facciamo un Sì. tentativo di nuovo. Sì, Abbiamo sicuramente. WWF I Italia e Wigwam. poi abbiamo Wingman Clubs Italia e abbiamo con noi Sì. Efrem Tassinato, che è presidente proprio dell'associazione, che ringraziamo. Grazie a voi, mi sentite? Mi Sì, sentire sentite? sentiamo, eccoci qua. Sì. Posso chiedere alla regia se può condividere la mia presentazione, le slide? Vediamo, no, eccola qui. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per questa straordinaria iniziativa, almeno dal nostro punto di vista, che ci aiuta a condividere le esperienze che ognuno ha fatto, sta facendo, ma soprattutto a costruire rete. In effetti Wigwam, che nasce tra il 1971 e il 72, nonostante il nome è un'associazione ambientalista riconosciuta, che nasce in Italia e oggi opera come rete in 21 paesi a livello internazionale. Si occupa di sviluppo sostenibile delle comunità locali, ovvero accompagna i territori e affianca enti locali, scuole, aziende a intraprendere strategie e soprattutto azione e sviluppare prodotti che siano l'insegna della sostenibilità, ma anche dell'equità e della solidarietà. Questa è la foto del primo campo di rimboschimento, 1971, oggi è di moda piantare alberi. Noi abbiamo incominciato, io tra l'altro sono tra i fondatori, sono questo qui, il numero 4 al centro. E abbiamo incominciato a piantare alberi in montagna facendo un accordo con l'allora azienda di Stato per le foreste demaniali, alla quale chiedemmo di poter inserire gruppi di giovani nei cantieri forestali perché facessero pratica di lavoro legato all'ambiente, perché capissero quanta fatica fosse piantare un albero in modo tale che gli rimanesse ben impresso l'imprinting
ecologista. Al primo campo di rimboschimento del 71 ne seguì, questa è la rassegna stampa dell'epoca, già il Senato si occupò di noi con una relazione d'aula. Seguì il secondo campo di rimboschimento che si fece a Costa di Garniano in Lombardia. Ecco qui, questo è il gruppo dei picconatori rimboschitori che portai in montagna in quell'anno, io sono questo con l'asterisco. E da questa iniziativa di rimboschimento della Valle del Doranello, oggi Parco dell'Alto Garda Bresciano, iniziativa sempre realizzata in collaborazione con la loro azienda di Stato per le foreste demaniali e i comuni di quel territorio lì, nacque un'iniziativa invece legata all'agricoltura, ovvero dicemmo è necessario pensare ad un'agricoltura che non usi veleni, e quindi fondammo una comunità ecologica a Brusadura di Bovolenta in Veneto. Il 3 dicembre 1972 è stata come dire, fondata, che aveva il compito di dimostrare agli agricoltori che un'agricoltura senza veleni non solo poteva essere possibile dal punto di vista tecnico, ma poteva essere anche poteva essere anche vantaggiosa dal punto di vista economico. Diciamo che siamo riusciti a dimostrare subito l'anno dopo che tecnicamente fosse possibile, ci abbiamo impiegato un po' di anni, almeno 10-15, per dimostrare che fosse anche vantaggioso economicamente. Oggi è sotto gli occhi di tutti che questo... Che questo è possibile. Vediamo qua, torno indietro, scusate. Niente. Qui. Ecco. Questa è sempre la rassegna stampa dell'epoca. Comunque questo è materiale che poi, mi diceva la regia, sarà a vostra disposizione. E siamo riusciti a fare in modo che l'agricoltura biologica, così come anche la cura del bosco, diventasse un'economia di sostegno delle comunità locali attraverso la valorizzazione gastronomica dei prodotti che derivavano da questa forma di agricoltura e attraverso attività di ristorazione che avevano anche il compito di educare e divulgare presso i consumatori, con i quali si parlava intanto che erano seduti a tavola, sulla valenza salutistica dei prodotti che venivano ottenuti con questo tipo di agricoltura, in modo tale anche di giustificarne il prezzo, che necessariamente il costo che necessariamente non poteva essere, diciamo, a buon mercato come erano i prodotti, diciamo, di larga produzione e ottenuti con la chimica. Questa è la rassegna stampa invece del cinquantenario che abbiamo celebrato quest'anno. Siamo tornati a Maiga Mariec sopra Valdobbiadene, sul Monte Cesena, per ricordare che i giovani che con noi avevano partecipato a questo primo campo di rimboschimento furono la cinquantina del Veneto, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, e il manifesto di reclutamento era questo qui. Questo è il manifesto del 1972, dove diciamo parlare non basta, occorre fare. Se vi ricordate cosa ha detto la Greta Thunberg recentemente, che è ora di smettere di fare bla bla, ma bisogna fare cose concrete. Lei si rivolgeva ai politici, noi ci rivolgevamo, diciamo, soprattutto ai giovani, però diciamo il senso del ragionamento non cambia. Attualmente, cioè negli anni, Wigwam ha sviluppato molte attività, così sono le cose che fa tuttora, soprattutto di educazione ambientale. Scusate, ogni tanto qui scappa via le diapositive. Di educazione ambientale, soprattutto rivolta alle fasce più giovani delle persone, quindi bambini, giovani, ragazzi, perché crediamo che sia necessario intervenire su queste fasce, soprattutto per creare quell'imprinting di cui parlavo prima, che è stato determinato con i campi di rimboschimento nei primi anni 70. Queste sono alcune attività che Wigwam fa con le scuole, con gli enti fiere e con i comuni.
queste altre ancora promuovendo scambi, interscambi internazionali di buone, pratiche tra paesi europei e non europei, dove esistono comunità locali wigwam. Questo è il pellegrinaggio per il clima del quale Wigwam è stato tra i promotori per COP24. Questa è l'attività che facciamo con il Consiglio d'Europa per l'Italia, ma anche per altri paesi, dove tutte le comunità locali Wigwam, questi sono i loghetti dei territori che sono organizzati in comunità orientate allo sviluppo eco e sostenibile dei loro territori, e che propongono forme di turismo, forme di cultura che siano compatibili con la salvaguardia dell'ambiente. Questi sono tutti i posti in cui abbiamo organizzato queste iniziative in Italia. Questo appunto è l'elenco delle attività, e qui c'è la mappa di dove oggi è presente la rete Wigwam nel mondo. Per concludere, Wigwam, come dicevo all'inizio, crede molto nel lavoro di rete. A Wigwam partecipano e Wigwam stesso, diciamo così, opera in collaborazione con una molteplicità di altre associazioni di tutti i tipi, soprattutto per abbinare e fare in modo che l'aspetto della salvaguardia dell'ambiente, il tema della salvaguardia dell'ambiente, sia sempre abbinato all'educazione civica e al rispetto delle regole della convivenza nelle comunità locali. Chiudo dicendo che noi siamo a disposizione, ovviamente parteciperemo a questa possibilità del bando per il servizio civile ambientale, ma ci rendiamo disponibili in termini di partenariato con quanti ritenessero che la nostra esperienza e la nostra collaborazione fosse utile. Grazie. Grazie, benissimo, quindi grazie dell'intervento, quindi noi potremo andare avanti, e a questo punto avremo un altro contributo. Non so se rivedo il video del dottor Benedetto, non so se WWF Italia vuole riprendere la parola, ci siamo riusciti ad avere l'audio? Proviamo. Prego. Il video c'è, ma non la voce. Mi dispiace tantissimo, purtroppo non sentiamo la voce. Quindi niente, qui saremo un po' più fortunati più tardi, probabilmente. Allora andiamo avanti con la professoressa Annalisa Schillaci, che ci ha mandato un PowerPoint dell'associazione Ultreia Pedara. Eccola, benissimo, la vediamo. Le darei la parola. So che ha mandato un contributo, quindi potremmo vedere probabilmente il PowerPoint. Le lascio la parola, prego. Dottoressa Losco, la ringrazio infinitamente. Mi sento parecchio intimorita e intimidita, perché a star di fronte e parlare insieme a tanti grandi del settore mi sento un po' intimorita. Ultreia Pedara è un'organizzazione di volontariato piuttosto piccolina, non siamo molto grandi, abbiamo soltanto una sede nostra a Pedara. In questo momento però io mi trovo, neanche a farla apposta, in una scuola. Io sono un insegnante. E questa è la settimana internazionale, la settimana europea della riduzione dei rifiuti, e mi trovo a scuola proprio perché in questo momento i miei studenti stanno attuando presso le cucine della nostra scuola, questo è un alberghiero dove mi trovo, proprio delle buone pratiche per la riduzione degli sprechi alimentari. Però il mio contributo non vuole parlare del mio lavoro, perché io il servizio civile lo faccio per divertirmi all'interno di una organizzazione di volontariato piuttosto piccola, che opera in settori di interventi come la solidarietà sociale, la protezione civile, socioculturale, e la nostra più grande passione è il servizio civile universale, prima nazionale, adesso
adesso universale, che giudichiamo essere un atto d'amore per il territorio, perché crediamo fermamente che il servizio civile fine a se stesso, cioè soltanto ad uso esclusivo dei giovani e alla loro crescita, non possa portare a quella crescita reale della società che impone una cooperazione, una collaborazione, una sussidiarietà che sulla quale si basa anche il servizio civile. Io credo ci siano dei problemi a proposito delle slide, perché io non tocco nulla eppure vanno avanti e indietro. Per cui se posso usarli io. Vi spiego un attimino Ultreia Pedara cos'è. Ultreia significa sempre più avanti, deriva da un inno antico. Pregherei tutti i relatori di non interagire con le slide, le lasciamo alla professoressa in modo che possa seguire la sua sequenza, probabilmente c'è qualcuno che le sta muovendo, chiederei di non toccare lo schermo così ce l'ha, diciamo, interamente lei, prego, prego. Grazie, anche perché vorrei rimanere assolutamente ai tempi, perché le cose che vorrei dire sono veramente tante, però vorrei tentare di essere pragmatica. Vi dico soltanto che Ultreia significa più avanti, non vi spiego un po' la storia, ma per noi Ultreia, cioè vai più avanti, è anche un invito a salvaguardare l'ambiente e il patrimonio naturalistico. La nostra esperienza nasce da un progetto di servizio civile chiamato progetto NASA, che non ha mandato i nostri giovani sulla Luna, ma semplicemente sul loro territorio. Natura Sanat, percorsi di valorizzazione ambientale, urbana e ambientale, è un progetto di servizio civile attuato nel settore del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, e il loghino che vedete qui è stato creato dai nostri giovani, dai nostri ragazzi che hanno fatto questo progetto, perché tutti i nostri ragazzi devono, in posizione, creare qualcosa perché rimanga il loro ricordo. Hanno fatto 12 mesi tra il giugno del 2020 e il giugno del 2021, avrebbero dovuto iniziare nel marzo del 2020, ma causa pandemia abbiamo dovuto rimandare il loro avvio. I ragazzi hanno operato nel territorio di Pedara, in provincia di Catania, una cittadina pedemontana, sotto l'Etna. Questi 12 ragazzi hanno lavorato in sinergia con i nostri partner, con il comune di Pedara, con la quale abbiamo lavorato in stretto contatto, perché se dobbiamo intervenire in un parco naturale o in un parco comunale non si poteva prescindere dall'essere collegati con il settore specifico dell'amministrazione del comune. Economia Circolare è un'organizzazione di volontariato che si occupa di riduzione dei rifiuti, e Mediaprint era un partner commerciale che ci ha aiutato a produrre tutta una serie di manufatti. Abbiamo rilevato delle criticità, abbiamo pensato di voler raggiungere degli obiettivi, alcuni di questi obiettivi non siamo riusciti a raggiungerli, ma neanche li abbiamo potuti sfiorare, perché il progetto si è attuato in un periodo particolare per la comunità pedarese, c'era il cambio di amministrazione e quindi non abbiamo potuto avere quell'interlocutore necessario per promuovere il centro di educazione ambientale. La nostra esperienza quindi in questo campo ci vede sia dei pieni raggiungimenti degli obiettivi, sia degli obiettivi un po' meno raggiunti, ma anche degli obiettivi non raggiunti. Però non sono io che devo raccontare l'esperienza fatta, la lascio raccontare ai nostri giovani. Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di raccontare il loro anno di servizio civile, ci siamo resi conto che non potevamo far vedere un video di 8 minuti prodotto dai ragazzi stessi, per cui vi lascio nella chat il link diretto al video che potrete, se vorrete, vedere dopo. Io vorrei solamente far vedere alcuni flash dei ragazzi, di ciò che i ragazzi hanno prodotto. Hanno lavorato alle pendici dell'Etna, in un ambiente naturale ricco di parchi, di aree verdi e di ambienti di interfaccia, dove il verde a volte è rimasto, il verde pubblico e gli arredi urbani sono rimasti a volte dimenticati per via delle incombenze economiche, della mancanza di enti adeguati che potessero affiancare l'amministrazione comunale o gli uffici comunali per rendere fruibili i parchi urbani del nostro territorio. Ovviamente il periodo è stato quello che è stato e quindi ci siamo dovuti attrezzare per fare una formazione anche all'aperto.
I ragazzi hanno scoperto, non avevano idea nemmeno gli uffici comunali, che esistesse un piccolo parco urbano all'interno tra due caseggiati. Ecco, i ragazzi lo hanno scoperto e lo hanno reso fruibile, così come nel periodo estivo sono andati all'interno delle scuole per disegnare gli smile che servivano per mantenere la distanza all'interno delle scuole, perché noi abbiamo operato, noi, i ragazzi e i nostri volontari hanno operato all'interno delle scuole per anche a favore della risoluzione dell'emergenza Covid. Queste sono ancora le scuole che dopo l'emergenza, che durante l'emergenza sono state particolarmente abbandonate. Ecco, i ragazzi le hanno prese a cuore, così come hanno preso a cuore un arredo urbano, facendolo ritornare, restituendolo all'antico splendore. Ovviamente nelle immagini ci sono sia i ragazzi del servizio civile, sia i volontari e gli OLP. I ragazzi hanno voluto anche addobbare il nostro piccolo paesello, sono 15.000 abitanti, non siamo molto grandi, ma hanno voluto addobbare il nostro paese durante le feste con materiale di riciclo. Hanno quindi lavorato in sede per costruire qualcosa con le loro mani che è rimasto. Ma hanno avuto anche il pregio di far passare la raccolta differenziata nel nostro paese dal 36% all'inizio del loro progetto a un 76%, che è ancora poco e ancora pochissimo, alla fine del loro progetto. Quindi hanno avuto anche la possibilità di non solo monitorare le microdiscariche per evitare che sporcaccioni di turno lasciassero le loro immondizie all'interno delle aree più defilate del Parco dell'Etna, ma hanno anche avuto la possibilità di spiegare al cittadino come fare la raccolta differenziata, di tutelare il territorio, di riprendere delle aree che erano completamente abbandonate, e grazie a Mamma Etna hanno anche avuto la possibilità, anzi la necessità, di rimuovere quintali e quintali di cenere vulcanica durante i parossismi della nostra Mamma Etna, che ci ha regalato e deliziato di una certa quantità di prodotto vulcanico. I ragazzi hanno risistemato anche alcuni vialetti di alcune zone un po' più defilate del nostro paese, ed hanno riqualificato il Parco dei Sorrisi, che era stato chiuso per un anno e mezzo a seguito della pandemia. I nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di essere veramente apprezzati, di lavorare fianco a fianco all'amministrazione comunale, di essere valorizzati nelle loro attività. Vado alla conclusione scorrendo piuttosto velocemente una parte di ciò che i ragazzi sono riusciti a fare insieme ai nostri volontari. Noi siamo piccoli, è una piccola associazione di volontariato che è un ente capofila di ulteriori altri 10 enti. Abbiamo trovato nella nostra forza, nel nostro essere piccoli, la forza dell'unione, per cui ognuno fa qualcosa all'interno del proprio territorio, proprio perché dimostriamo di ognuno di avere le proprie competenze e di poter dare un pezzetto all'interno del sistema. Con questo io concludo e ringrazio per l'opportunità data, più che altro perché mi sembra giusto e doveroso rendere merito a questi giovani che si sono tanto impegnati in questo anno. Grazie. Grazie, è una bellissima testimonianza, quindi diciamo torno ad invitarvi, se ritenete opportuno, anche il 15 dicembre alla Giornata Nazionale del Servizio Civile al Gasometro a Roma, se ne avete l'opportunità. Nella parte esterna, il Villaggio degli Enti, sarà comunque interessante condividere anche diciamo le esperienze maturate negli altri settori di riferimento, che sono ugualmente vive e devo dire insomma effettivamente testimoniano il grande interesse dei giovani per tanti temi, ovviamente l'ambientale, ma anche per gli altri temi che storicamente, a cui il servizio civile si dedica storicamente ormai da anni. Io proverei a tornare alla dottoressa Bailo Modesti, responsabile dell'area Green Cities della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Siamo riuscite? La vedo? Buonasera, sarò di tutti adesso. Bene. Sì, bene. Benissimo. Scusate, lascio subito benissimo. Poi quando dovevo fare il mio intervento purtroppo è crollata la banda e probabilmente... Ripresa, prego, le lascio. Grazie mille.
Sì, sono qui oggi per rappresentare la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, poi io in particolare mi occupo del Green City Network, dell'area delle Green City, e perché da diversi anni stiamo lavorando anche con gli enti locali per supportarli nella transizione ecologica. Però la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che esiste da oltre 10 anni, è un centro di studi e ricerche sulla green economy, in particolare rivolta al mondo delle imprese e delle organizzazioni di imprese della green economy. E grazie di averci invitato, perché questo programma sperimentale è molto interessante e noi lo accogliamo e lo seguiamo con molto interesse, proprio perché riteniamo che le sfide che ci attendono nel futuro richiedano competenze molto specializzate, e quindi anche per far fruttare tutte le risorse che stanno, insomma, che vengono convogliate anche attraverso il PNRR su questa tematica, per avere l'impatto maggiore e poter consentire anche in futuro, no, di proseguire con i benefici che questa, insomma, prima ondata, ecco, di finanziamenti potrà portare. E poi comunque anche rispetto alle politiche in generale dell'Unione Europea, che negli ultimi anni sempre di più si focalizzano sull'importanza e il ruolo centrale della transizione ecologica per lo sviluppo proprio del Paese, per garantire, ecco, crescita e prosperità nel medio e lungo termine. Quindi assolutamente noi siamo disponibili, non siamo propriamente, ecco, un'associazione ambientalista, e non abbiamo quindi al momento in atto, non abbiamo neanche fatto in passato esperienze di servizio civile universale, e non so se siamo un soggetto ammissibile proprio nei termini, ecco, per entrare nell'albo, però sicuramente per quello che è nelle nostre possibilità siamo a disposizione di questo programma, e in particolare tenendo conto che comunque il mondo delle imprese è sicuramente anche molto interessante per i ragazzi in termini formativi. E noi come fondazione abbiamo tutta una serie di aree ovviamente che approfondiscono in maniera verticale tutti i settori strategici della green economy, dall'energia al clima, la mobilità sostenibile, il capitale naturale, l'energia circolare e le green city, che rappresentano comunque un laboratorio di sperimentazione per la transizione ecologica formidabile. E quindi, ecco, siamo a disposizione con il nostro know-how. Io credo che anche per i ragazzi che accedono al programma sarebbe interessante partecipare ed essere qui con noi attivamente, perché oltre a lavorare su progetti concreti per la transizione ecologica, ma sicuramente le possibilità formative qui da noi in fondazione possono essere interessanti, proprio perché si tratta di una formazione di alta specializzazione che magari è difficile trovare, ecco, in ambiti universitari o comunque nei normali cicli di formazione. E quindi io credo, essendo stata anch'io in passato una giovane donna, insomma, che lavorava in fondazione, sicuramente è un'esperienza che può dare molto, e soprattutto quelle cose, ecco, che non si possono imparare a scuola o sui libri, quindi praticamente e concretamente cosa significa essere impegnati in un progetto di sostegno alla transizione ecologica di soggetti, imprese o di istituzioni pubbliche o di enti locali, insomma tutti i vari partner e con cui noi lavoriamo. Quindi grazie, e siamo a disposizione per i seguiti. Benissimo, grazie veramente. E sì, effettivamente le modalità di collaborazione, diciamo, potranno le abbiamo già in parte descritte, quindi torneremo su questo, magari anche se sulla base dell'interesse che ci potrà essere da parte degli enti che storicamente sono iscritti all'albo e che si occupano di servizio civile storicamente. Grazie ancora. Io proverei a recuperare il collegamento col WWF Italia, se possibile. Il dottor Benedetto, riusciamo a ricollegarci? Era interessante il vostro intervento. Non so se ha rinunciato. Non lo vedo, non lo sento. Dottor Benedetto, stanno digitando. Se mi vuole scrivere in chat, se vogliamo vedere qualcosa in chat, se no andiamo avanti. Benissimo, il quadro degli enti che avevano dato la disponibilità, insomma, a riflettere sulle esperienze proprio
In ambito ambientale l'abbiamo, diciamo, il quadro è completo. Io aprirei, se eventualmente la regia ci dà una mano, aprirei ad eventuali contributi di enti che storicamente si occupano di servizio civile ed eventualmente con pochi minuti possiamo aprire a qualche altro intervento se lo ritenete opportuno. Quindi si era prenotato probabilmente qualcuno a parlare in chat, e chiederei alla regia, diciamo, eventualmente di recuperare quanti si erano prenotati e avevano chiesto di parlare. Proviamo a recuperare qualche interesse da parte di qualche ente. Intanto provo a rispondere a qualche domanda che vedo in chat. Se la regia recupera qualche connessione, magari riusciamo a far intervenire qualche altro ente, se no ci saranno altri momenti. Allora, dunque, qualcuno chiede se gli enti iscritti all'albo di servizio civile per poter presentare programmi e progetti, chiedono se devono essere accreditati al settore di intervento patrimonio ambientale e riqualificazione urbana prima dell'apertura del bando. Ecco, ho precisato che in realtà non è riservato ai soli accreditati a quel settore, ma anche gli enti che sono accreditati agli altri settori dell'albo possono presentare l'istanza e possono presentare un programma di intervento. Devono chiaramente indicare l'ambito di azione nel quale si inserirà il programma e i progetti. Quindi nella sperimentazione sono ammessi tutti gli enti titolari iscritti all'albo di servizio civile. Diciamo, qualcuno chiede in merito alle misure aggiuntive, quindi le misure aggiuntive siamo in termini di mesi nell'Unione Europea, misure di tutoraggio e le misure che riguardano le minori opportunità, noi le prevederemo tutte, quindi saranno previste come per gli altri nostri avvisi, quindi rispondo affermativamente, quindi saranno previste le misure anche aggiuntive come negli altri. Posizioni di servizio civile. Allora, la sperimentazione riguarderà 1.000 posizioni complessivamente, saranno messe quindi a successivo un bando, 1.000 posizioni di servizio civile sull'ambientale. Quindi questo è il dimensionamento che ora prevediamo di attivare. Quindi questa è anche una risposta a un'altra domanda. Non vedrei particolari richieste di intervento, non mi sembra, quindi non evidentemente i colleghi che volevano intervenire hanno rinunciato, quindi io mi avvicinerei, se non ci sono altre questioni, vi avvicinerei praticamente alla conclusione. Lo staff ci ricordava che per prenotarvi, per eventualmente per parlare, potete alzare la mano con l'icona che sta in alto nella barra dei comandi della piattaforma. Quindi, qualora voleste intervenire, potete farlo. Ecco, lo staff ci dice che abbiamo attivato il microfono a Alberto Di Mulo. Sì. Prego, prego, Di Mulo. Sì, buonasera, buonasera dottoressa Losco. Io solamente intervengo appunto non nella qualità di appartenente a un ente, solo come appunto citava il dottor Sistini in questo frangente ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, come semplice cittadino.
Pongo due questioni sostanzialmente che già sono riportate in chat. Una è che nell'ambito della formazione, appunto, che è prevista da questi avvisi dell'accordo quadro MITE e Dipartimento delle Politiche Giovanili, se rientrava all'interno di questa sperimentazione, di questo bando, la formazione riguardante gli ispettori ambientali e i volontari che di fatto sono di supporto all'attività pubblica comunale dei vari assessorati. E poi l'altra questione che vi pongo è il progetto Rigenerazione a Scuola del Ministero dell'Istruzione, se è in concorrenza con l'accordo quadro e in che modalità appunto dovrebbe dialogare con questo servizio diciamo civile universale nella fattispecie nei vari punti ecco, da attenzionare riguardante la transizione ecologica, sviluppo sostenibile e competenze verdi. Grazie. Ora, la formazione degli ispettori ambientali. Allora, attenzione, diciamo, nella formazione specifica si può proporre, diciamo, è formazione specifica, quindi la formazione potrà essere inerente a un tema specifico, quindi non conosco direttamente la formazione degli ispettori ambientali, però chiaramente le nozioni possono riguardare quel tipo di competenza, ovviamente deve essere coerente al tipo di attività che poi viene sviluppata all'interno del progetto. Quindi, diciamo, in linea di principio può rientrare, ok? Quindi questo sicuramente. Per quanto attiene invece il progetto di cui mi faceva menzione ora, quindi questa rigenerazione scuola del Ministero dell'Istruzione, no? Non c'è mai concorrenza tra le amministrazioni pubbliche, anzi c'è una forte sinergia. Allora, il servizio civile universale si colloca in un'altra dimensione, che è quella che intercorre e che cerca di abbracciare il ragazzo nel periodo che va dal termine dei propri studi o comunque dalla fine del ciclo di istruzione primaria e secondaria fino al, diciamo, lo accompagna, no? Prima del lavoro, ok? Quindi noi stiamo guardando a una fascia di età di ragazzi molto individuata, che è 18-28 anni, e si colloca il servizio civile come qualcosa di assolutamente, diciamo, successivo al percorso di scolarizzazione, no? Eventualmente come un'esperienza, e un'esperienza, diciamo, sul campo di cittadinanza attiva. E quindi, diciamo, il servizio civile è molto molto ampio, quindi non va assolutamente in concorrenza con l'iniziativa Rigenerazione Scuola del Ministero dell'Istruzione. In che modo può dialogare? Allora, praticamente in che modo può dialogare? Questo è tutto da costruire. Eventualmente è anche interessante esaminarlo nell'ambito della progettualità che potrete proporla. Ciò cosa significa? Che voi potrete anche far riferimento a quel tipo di accordo, dando però continuità e abbracciando un altro tema, che è quello dello stimolo del ragazzo al servizio civile, cioè stiamo parlando del servizio civile, cioè un impegno del ragazzo di cittadinanza attiva. Quindi eventualmente i temi possono essere in continuità, mi viene da dire, con quel tipo di accordo, quindi i temi potrebbero essere anche in continuità, ma assolutamente il tema da sviluppare ora è diciamo un altro, quello di utilità per il paese e in particolare nel tema dell'ambiente, dell'ambientale, con uno sfondo importante che è quello di contribuire non solo ad aiutare gli altri, e quindi il proprio paese, quindi la propria patria, ma anche di formare su un tema emergente, peraltro nel caso specifico, la propria competenza, quindi rafforzare la propria competenza. Quindi non vedo concorrenza, anzi potrebbe essere uno stimolo per poter, diciamo, andare avanti, quindi con un progetto che è di tipo diverso e proprio di servizio civile. Penso, spero di aver risposto. Altri interventi eventualmente? Se vuole intervenire qualche ente di servizio civile che insomma è abituato a presentare programmi e progetti anche per commenti rispetto a questo tema, potete ritenervi, diciamo, ovviamente liberi di prenotarvi. Qualche altro minuto.
Vedo il tema del conflitto ambientale, quindi attività rivolte a mitigare i conflitti o conseguenze del conflitto. Ecco, questo anche il tema qui è fortemente ambientale. Voi sapete che il tema dei conflitti invece noi lo sviluppiamo, diciamo, con i corpi civili di pace. Quindi effettivamente anche lì c'è una sperimentazione, quindi più propriamente collocherei un progetto di sviluppo in questo senso come progetto, diciamo, proprio nei corpi civili di pace. Effettivamente. Dottoressa, mi sento? Prego, chi si è collegato? Il nome? Buonasera, sono Alessandro, mi sentite? Sì, ci ripete il nome? Alessandro Prego, Alessandro Giordani. Giordani, le lascio la parola. Grazie, buonasera dottoressa. Io sono un referente del servizio civile per una serie di parchi della Regione Lazio. Abbiamo anche un sito, sono 7 anni che lavoriamo con il servizio civile, con i volontari, abbiamo il nostro sito che abbiamo fatto nuovo da quando c'è lo SCU, che è SCU Borghi Aree Protette. Chiaramente abbiamo diverse aree protette, tra cui il Parco dell'Appia Antica, il Parco dei Monti Simbruini, per chi sta nella Regione Lazio chiaramente li conosce, poi noi siamo il Parco dei Monti Lucredi e da anni lavoriamo appunto su tante tematiche, chiaramente anche ambientali. E sul sito si vedono tutte quelle cose che con i ragazzi abbiamo fatto, tra cui creare nuovi cammini di trekking, lavorare sull'educazione ambientale, soprattutto sulla sensibilizzazione alla riduzione della plastica, sui monitoraggi ambientali, quindi su tutto ciò che sono anche le specie di rilievo, quindi tutte quelle che sono presenti nei nostri parchi, e chiaramente lavoriamo in stretta sinergia. Devo dire che i ragazzi su questi settori rispondono molto, con loro facciamo tanta cittadinanza attiva, sia come educazione ambientale nelle scuole, come anche appunto attività di pulizia, di sentieristica, di pulizia delle aree protette, e con loro abbiamo fatto tanto tanto in questi anni. Una delle cose che ci piace anche dire è che a noi ci piace anche raccontare l'ambiente, e quindi una delle cose che abbiamo fatto anche in questi anni è stata quella di avvicinarli a un'attività anche di racconto su diverse, come ha detto un po' Legambiente, lo stanno facendo con i social, noi l'abbiamo fatto anche con l'attività teatrale, anche in ambiente naturale. E questo devo dire che in effetti poi è una crescita, e avvicinarsi a questi temi lo fanno molto molto volentieri. Quindi noi, ecco, diciamo che vedendo anche un po' la presentazione di Legambiente, molte cose che anche noi aree protette stiamo facendo è un po' molto su quelle tematiche. Quindi su questo devo dire che noi siamo aperti a tutto, anche allargare la rete, chiaramente, perché siamo molta, la Regione Lazio ha una forte rappresentanza di aree protette, e con i volontari in questi anni abbiamo fatto anche tante cose in più. Quindi ben venga questa sperimentazione ambientale, anche perché devo dire, ecco, come ente titolare, una delle cose che forse mancava alcune volte nella gestione dei volontari è che le nostre attività sono spesso all'aperto, e quindi forse il monte ore giornaliero non rientra spesso in quelle ore in cui loro, perché andiamo spesso fuori dalle 5 ore giornaliere, e quindi alcune volte poi ci è difficile recuperare quelle ore, quindi alcune volte diciamo che la settimana di 4 giorni sarebbe anche più buona per quanto riguarda alcune tematiche ambientali, perché poi si va sul territorio e si lavora molto all'aperto. Però devo dire che quindi noi siamo molto molto contenti di questa sperimentazione, che è un po' più specifica sul settore ambientale, e anche per noi chiaramente è un mettersi in gioco anche su tematiche nuove come quelle della transizione ecologica, e quindi complimenti per questo accordo. Noi ci saremo, ecco. Bene, grazie, benissimo, benissimo come spunto e vi aspettiamo anche il 15 dicembre, ripeto, se avete la possibilità, dal momento che siete su Roma, nella parte esterna, nel villaggio degli enti, in modo da, insomma, magari, diciamo, vivacizzare e scambiare qualche opinione anche su questo in quell'occasione. Vedo Giovanni Piva, probabilmente. Prego, prego. La sento, non la sentiamo.
Non riusciamo a sentirla purtroppo. Provo, vediamo, Adesso mi sì, sento ora. perfettamente. Dai, dai. Quasi, arrivo. Adesso sì, Ok, perfettamente. allora, buonasera. Come riserva naturale Montenavegna Cervia, un altro ente parco che, diciamo, in parallelo con l'esperienza dei Lucretili, dei colleghi, abbiamo costituito delle reti territoriali. Se vogliamo coordinate, tant'è che siamo anche in coprogettazione e a volte anche in coprogrammazione con gli Lucretili, e copriamo sostanzialmente tra tutte le due reti dei parchi, copriamo tutto il territorio laziale. Il rapporto con le associazioni ambientaliste è per noi importante perché ci danno la linfa vitale per crescere e per far capire al territorio quello di cui ci occupiamo. Non parlo di progetti che abbiamo realizzato negli anni perché la nostra sensibilità è molto simile a quella dei Lucretili. Insomma, abbiamo fatto leggermente declinate in modo diverso, ma sostanzialmente le stesse cose. Abbiamo costruito delle storytelling territoriali, abbiamo dato. E la cosa soprattutto interessante del servizio civile delle aree protette è che in zone a popolazione sparsa riusciamo a intercettare la quasi totalità dei ragazzi. Cioè, ormai nell'arco di 10 anni di esperienza, nei piccoli paesi, quasi tutte le famiglie hanno avuto un giovane, che ha svolto un anno di servizio civile. Quindi è molto importante per dare un'identità sul territorio. Ecco. Benissimo, grazie. Sì, è indubbiamente importante. Devo dire che noi, cioè, ovviamente, abbiamo anche i ragazzi, li contattiamo, li sentiamo, e l'entusiasmo che hanno nel partecipare dopo queste iniziative è sempre cioè, motivante anche per andare avanti e per trovare nuovi temi su cui, diciamo, farli cimentare, oltre chiaramente al bagaglio di tutti i temi che tradizionalmente, ripeto, sono proprio del servizio civile. E altri interventi? Non so se ce ne sono. Attualmente siamo più di 100, 100, 102, quindi cioè, devo dire che c'è stata grande partecipazione. Mi avvierei alla conclusione se non abbiamo altri interventi. Allora, questo è il primo appuntamento e quindi provo a concludere. Sì? Pronto? Con chi? Sì, dottoressa, mi scusi, Alberto Di Ah, Mulo, nuovamente. nuovamente, ho ripreso la parola solo per... praticamente volevo ecco, integrare diciamo, la tematica oggetto di attenzione sul volontariato di protezione civile. Ecco, diciamo, oltre alla tematica delle aree verdi, delle associazioni ambientaliste, c'è anche questo tema che occorre, a mio modo di vedere, attenzionare, che è quello del volontariato di protezione civile a servizio appunto del Dipartimento delle Politiche Giovanili e quindi del Servizio Civile Nazionale Universale. Ecco, come può strutturarsi nell'ambito di una progettazione progettazione didattica, chiamiamola così, di utilizzo da parte degli enti territoriali in maniera efficace ed efficiente per generare ecco, valore aggiunto alla collettività in modo ecco, da essere utile sia il Servizio Civile Universale sia il volontariato di protezione civile in un'integrazione cooperazione che ovviamente può servire solamente diciamo, al territorio. Ecco, questa pongo come valore aggiunto di discussione rispetto alla precedente domanda e riflessione. Grazie mille. Voi sapete che il settore della protezione civile è molto, diciamo, voglio dire, radicato in ambito proprio di servizio civile, molti sono i progetti, quindi potremmo indubbiamente anche lì, diciamo, rafforzare, però è uno dei temi storici del servizio civile, quindi sicuramente, diciamo, magari potremmo riflettere, se ne avremo l'opportunità anche in futuro, su come
diciamo, mirare sempre un pochino a rafforzare le competenze in quest'ambito sicuramente dei ragazzi e ovviamente è molto interessante. Quindi grazie dello spunto e diciamo, comunque lo possiamo mettere, diciamo, tra i nostri interessi perché lo è sicuramente anche sia da parte degli enti che da parte dei ragazzi la progettualità nell'ambito della protezione civile. Allora, qualcuno chiede se saranno previsti nuovi bandi per il servizio civile ambientale. Noi per ora apriamo con l'avviso di sperimentazione, ci concentriamo sulla sperimentazione. Chiaramente, come abbiamo fatto sul digitale, il servizio civile digitale, la sperimentazione serve proprio a, diciamo, capire, individuare da una parte il livello di interesse che può esserci. E la partecipazione sugli addetti ai lavori, cioè gli enti che comunque operano nell'ambito della rete del servizio civile, quindi il sistema. Dall'altra parte, chiaramente andremo a monitorare anche l'interesse da parte dei giovani, quindi immaginiamo sia alto, e poi faremo le considerazioni, diciamo, sulla sperimentazione, qualora comunque ovviamente la sperimentazione sia positiva, sempre nell'ambito delle risorse che avremo a disposizione annualmente per il servizio civile, che sono sempre, devo dire, limitate rispetto al numero di candidature di ragazzi che si presentano, e questo è diciamo, una spinta, ecco, voglio dire, anche a riflettere in questo senso. Sicuramente potranno esserci, diciamo, delle edizioni, cioè potranno, dopo la sperimentazione, faremo una riflessione sull'effettiva possibilità di metterlo a regime. Quindi per ora ci concentriamo su questo aspetto sperimentativo e poi, insomma, l'analisi a valle darà modo a noi con il MITE, chiaramente, con il Ministero della Trasformazione Ecologica, diciamo, ci darà gli spunti per capire se metterlo effettivamente a regime. Benissimo. E volgerei a conclusione, è stato un intervento molto ricco, prima di tutto di contributi, perché gli enti che sono intervenuti sono tanti, quindi abbiamo fatto un webinar, diciamo, che per una parte è stata dedicata proprio a dar voce agli enti che da una parte operano nel servizio civile e dall'altra operano nel settore di riferimento e quindi nel settore proprio della trasformazione ecologica e comunque dell'ambiente. Quindi l'intento del Dipartimento era quello proprio di propiziare di fronte a questa nuova iniziativa un momento di incontro tra questi due mondi, diciamo il servizio civile e la parte diciamo più di pertinenza tematica. Come andiamo avanti? Dal nostro punto di vista andiamo avanti con diciamo, la predisposizione dell'avviso che, come vi anticipavo, quindi contiamo di realizzare chiaramente entro l'anno. Dal punto di vista invece del tavolo di confronto, di colloquio, vi diamo appuntamento al 15 dicembre. Il tema dell'ambiente sarà sviluppato in un tavolo specifico di discussione. Qualora voleste intervenire, anche partecipando, diciamo, potrete sicuramente visitare il villaggio aperto agli enti di servizio civile che sarà allestito all'interno della conferenza, quindi uno spazio all'aperto, anche, fatemi dire, meno soggetto, diciamo, con delle restrizioni, diciamo, che andremo via via a vedere, ma insomma è uno spazio all'aperto, quindi potrà anche accogliere magari visitatori e potremmo organizzare qualcosa di più light, diciamo, in uno spazio all'aperto. E quindi vi darei appuntamento anche per conoscerci il 15 dicembre e riceverete comunque le informazioni sul nostro sito istituzionale e andrei a salutarvi, diciamo, per darvi appuntamento proprio in quell'occasione. Ringrazio a tutti della partecipazione praticamente fino alla fine e a presto, non so se lo staff vuole chiudere. Oh, io Come approfitterei per no? salutare e per ringraziare a mia volta tutti i partecipanti e assicurare che anche come Ministero della Transizione Ecologica continueremo a seguire con grande interesse da vicino e con tutte le nostre forze questa iniziativa, proprio perché per noi la sperimentazione è il lancio dell'iniziativa. Dopo iniziamo a fare sul serio.
Va benissimo così, Grazie, grazie a grazie tutti. consigliere Sestini che l'avevo vista. Ah, anche il consigliere De Giorgi, perfetto, così riusciamo a chiudere il Grazie a tutti, spero di vedervi presto, grazie anche ai colleghi del Ministero. tavolo. Benissimo, grazie ancora e ci vediamo il 15. Grazie, buonasera a tutti.